comunque siamo già qui con lo scotch. Ecco, sì, siamo già 10 minuti di ritardo qua. Vabbè, ma è quel ritardo salutare per farsi attendere. Per salutare la gente, a proposito c'è uno, c'è Gianmarco Pozzi in chat che dice: mitici amici, a quando la prossima puntata del Divano Videoludico? Simone, questa è a te. Ah, la registriamo questa settimana, ragazzi, perché abbiamo provato un'ora l'altro giorno. Ah, già avete fatto una puntata? Sì. Ah, c'è quella puntata a zero. Ah no, ma il trailer tipo? No, no, c'è anche la puntata pure intera. Quella dedicata al gioco dei Digimon, la esatto. Puntata a zero. Ah, la no, prossima... Proprio... La prossima, vabbè no, non lo dico, sennò Davide si arrabbia su che sarà, però l'altra volta, 3 giorni fa, era il 29, abbiamo provato tutto il pomeriggio, ma non funzionava, non voleva funzionare XSplit e quindi abbiamo desistito. E a proposito, fammi togliere la cosa qua. La prossima la facciamo entro poco. Ok, io. Quando migliora la resilienza di XSplit. Esatto. Infatti che si piega perché è di alluminio. Signore e signori, bentornati su Free Playing, il podcast di Cacchio Libertà su videogiochi e dintorni. Stasera, mercoledì 2 gennaio 2013, ore 22.40, 10 minuti di ritardo. Io sono Bruno Barbera, con me ci sono Simone Cognome. Ciao Simone. Buonasera e ciao a tutti. Buonasera, ti è piaciuta Simone questa introduzione a tradimento? E buon 2013, sì. Ti è piaciuta l'introduzione molto, a tradimento? Molto. E il mitico Aurelio Aurone Maglione, ciao Aurelio. Ciao a tutti, ciao Bruno. Ciao Aurelio, e inoltre grande ospite questa sera, dopo essere stato ospite metà puntata 13 e tutta la puntata 14, è tornato a trovarci il mitico Femto 8888, ciao Femto. Ciao a tutti, buon 2011. Buon 2011 anche a te. È l'ospite delle feste, Femto. Quando c'è infatti un buon avvenimento, tipo il Natale, ci sarà Femto. È come la colomba che porta la pace. No, sono più, mi sento più come il Grinch. Comunque sì. Il Grinch che porta la pace l'ulivo. E niente, cari amici, 2 gennaio, avete passato buone feste? Io ho passato, come dicevo anche prima, feste familiari nel calore della famiglia. Voi come state? Tutto a posto? Qua cominciamo i bollettini di guerra delle feste. Tu Simone, che dici di ste feste? Sei soddisfatto? Sì, abbastanza soddisfatto. No. Anche perché ci dicevi che hai, insomma, accumulato un bel po' di oggettistica queste feste, vero? Ho accumulato nel senso che l'ho data via. No, l'hai accumulata nel senso che, cioè, sei più ricco adesso. Due di regali, due grossi regali ho avuto, uno di più, uno me lo sono fatto io, uno e uno per me, sì. Che non dirò. Io. Lasciamo il mistero, esatto. Cari amici, chissà che cosa sarà, che cosa si ha comprato Simone. No, ma lasciamo dai, questo poi. Allora, mi è stato regalato un iPad mini, ecco. Quindi questo iPad, che la cosa bella dell'iPad era lo schermo grande, questo ce l'ha più piccolo, però lo sa usare meglio. Importante saperlo. Questo è per i veri uomini che non sentono il bisogno di compensare questo iPad qui. Esatto, io invece ho quello, l'iPad grande, e lo uso anche con la lente di ingrandimento perché mi piace le cose grosse. Invece tu Aurelio, che dici ste feste, sei stato buono con Babbo Natale, ti ha portato i regali eccetera eccetera? No, Babbo Natale è arrivato in quel periodo che ha deciso che sono troppo vecchio, quindi non mi regala nulla e ho dovuto provvedere da me. Ha dato i soldi per andarti a comprare il gelato, diciamo? Nemmeno, ho dovuto fare in totale autonomia regalandomi questa e quell'altra cazzata su Steam, che in periodo di saldi è una trappola mortale. Sì, infatti, pure io ci sono cascato con 2 o 3 piedi tutti quanti. E Femto, tu Femto, grandi feste, dicevamo, sì. Sei super contento di questo Natale? Sì, perché tra l'altro così, in tema retro game, mi ha portato Babbo Natale, mi ha portato un Super Nintendo. E anche una cartuccia cinese per farci girare sopra tutti i giochi. Ah, bene, ma bene. C'è da SD? Esatto. Che cosa, infatti è tipo spettacolare... E adesso basta, non gioco più con la PlayStation 3, adesso gioco con Super Nintendo, devo recuperare un'infanzia. Ma quindi riesci a collegarlo anche alle televisioni tipo HDMI o...? Sì, ho... praticamente mi sono... cioè mi sono fatto fare... ho comprato, fatto da un hobbista, un cavo RGB che ha una qualità di nettamente superiore al composito oppure all'antenna. E quindi sì. L'immagine è bellissima, e poi tra l'altro con la modifica
proprio hardware, ho la, non ho le bande nere fastidiose del Super Nintendo europeo. Ma che figata! I giochi che girano a 60 Hz sono un bambino felice. Grande, sì. Grande. E a proposito di bambini felici, salutiamo la nostra chat, salutiamo Lorenzo Marsicano, anche io voglio il Super Nintendo, quindi poi Federico gli spiegherai tutto come procurarselo. Ne ho già comprato un altro, guarda. Addirittura? Stasera, come fai? Sì. Cos'è? L'ho trovato in un mercatino, era lì che mi chiamava, cioè proprio è stato casuale, 15 euro mi sono portato via Super Nintendo con due controller e Super Mario All-Star. Quindi proprio collezionismo di Natale. Basta, dai. Mi sono innamorato di questa console, è bellissima. Ok. E poi salutiamo anche Slavix. Buonasera ragazzi, mi siete mancati. Ciao Slavix, ci sei mancato anche tu. E chi più? Il Gennaro. Ciao il Gennaro, buongiorno. Alle 22.45, buongiorno anche a te. Che stasera si fa tardi. E Lorenzo Marsicano che ci chiede la scaletta della puntata, che comunque l'avevamo già salutato, Lorenzo Marsicano, la scaletta della puntata stasera ragazzi, puntata libera perché news ce ne sono state poche, quindi comunque sì, di Uia ne parleremo, dai, due parole diciamo. Mirko Pierfederico, Pierfederici, ciao Mirko, e andate a vedere la sua pagina Facebook, grande fumettista Mirko. E chi più, abbiamo finito? Sì. E niente, ci sono state un paio di novità anche che approfitto per annunciare. Innanzitutto, come al solito, andate su www.playing.it, andate su Facebook, Google Plus, Twitter, segnatevi, mettete più uno, abbonatevi, tutto quanto. E sono state due novità. Una novità è che qualche giorno fa ho buttato un codice Steam così a cavolo sui social network. Quindi, cari amici, mo aspettiamo che, insomma, cresce un po' il numero di fan su Facebook, su Google Plus, incominceremo anche a buttarne altri, perché qua stiamo, insomma, stiamo accumulando codice a schifo, e non si sa se magari ne buttiamo uno pure stasera, così, in diretta, o no, Simo? Sì, sì, magari o al più veloce, oppure cambiamo le linee. A me. Te lo devi meritare. Non possono partecipare gli interessati e i parenti fino al decimo grado, quindi... perché noi facciamo le cose in regola, qua con notaio e tutto, quindi... Seguiamo il modello Berlusconi, senza conflitto di interessi noi. Esatto. Notaio può basta cambiare le regole. No, ma io Bruno, io te lo dissi, io pretendo di mettere in palio prima o poi la mia copia di Scott Pilgrim vs. The World in DVD valutata a 25 centesimi dal GameStop, che però va fatto. Con dedica però. Ah, sì, sì, con dedica di mio pugno e qualche altra traccia corporale. Ah, poi, facciamo che al centesimo like, il centesimo che mette il like... avrà la coppa. Poi la gente si leva, si rimette. Ma io voglio la dedica del commesso GameStop, però. Te lo avrei valutato. Vabbè, dai, poi ne discuteremo meglio di questi particolari, insomma, loschi, di tutte queste cose che poi, naturalmente, ovviamente, noi ve lo diciamo così, però poi alla fine, come nelle riffe, vince sempre l'amico di quello che l'ha organizzato. Sarà tutto truccato, sappiate. Infatti. Altra novità, se vi capita di andare sul sito di Free Playing o per adesso anche su www.recensori.it, troverete sulla destra una radiolina web dove ci sto lavorando tipo da 10 anni, ci sto buttando il sangue, però adesso più o meno funziona, quindi l'ho messo online, ed è una radio online streaming dove ci ho buttato dentro episodi di Free Playing, di Tiscast e di ABS. Quindi, insomma, quando non c'avete un cazzo da fare, non sapete che podcast ascoltarvi, andate là e vi potete ascoltare, insomma, quello che sta trasmettendo in quel momento. E chissà che in futuro la cosa non si espanda, magari aggiungeremo altri podcast, chissà. E niente, a questo punto io direi di iniziare. Quindi è finito il 2012, ciao 2012, allora, intanto che parliamo ragazzi, informateci sui vostri capodanni e sulle vostre feste ovviamente in chat, mentre noi parliamo, e poi vi buttate dentro. Soprattutto se avete foto di femmine che vi siete fatti durante il capodanno, cose compromettenti, voi mandatecele che poi insomma ci serve sempre per fare la copertina dell'episodio. E anche foto non di femmine, perché a Bruno piacciono le cose grandi, ricordiamolo. Le femmine grandi piano. Ma guardate, ultimamente sono capitato in dei su un Pinterest che era abbastanza, era tipo persone che sfidano le concezioni sessuali, una cosa del genere. Ho visto delle robe che ma su Pinterest?
Sì, sì, poi vi spiego meglio come ci sono arrivato. E dicevamo, è finito il 2012, c'ho 2012, inizio il 2013. Meno male, infatti, sì. 2012 di merda, nel 2013 dici che sarà ancora peggio. No, ma 2012 di merda sia ludicamente che non, per me. Mamma mia, sì. Ragazzi, sono con te. Ci sono stati anni migliori, dai. Guarda, dal punto di vista personale sono pienamente d'accordo, anche per quanto riguarda me, ma dal punto di vista ludico sono uscite belle cosine. Sì, vabbè, ma se lo paragoniamo agli anni scorsi, boh, vabbè, per me è stato un mondo povero. Fento, io avevo Super Nintendo, quindi figurati, Eure. Se lo paragoniamo al 1998, il 2012 è stato, insomma, un po' povero. No, vabbè, non lo so, vogliamo parlare prima del 2012, parliamo prima del 2013, perché poi Free Playing è un podcast che guarda al futuro. Proiettato al futuro. Infatti, il passato ci costringe, il futuro ci sospinge, e quindi lascio la parola. È una frase con la rima. E lascio la parola ad Aurelio, che si è letto, che ha proposto lui sta cosa del 2013, quindi... Aurelio, tu che ti aspetti? Sì, praticamente per dire, mo sono cazzi tuoi, te la vedi tu. Era molto girata, comunque sì, senza quello. E tu che ti aspetti dal 2013, Aurelio? Che cosa, come giochi, come avvenimenti, come proposte, come dentro gli schemi, fuori dagli schemi? Cosa ci aspettiamo di questo 2013? Sarà che io sono un inguaribile ottimista, ma mi aspetto un anno estremamente interessante. Certo, sarà un periodo di transizione, però possono accadere delle gran belle cosine, perché in primo luogo avremo la discesa in campo di alcuni competitor belli agguerriti. Puoi cambiare frase, ti prego. Come mai competitor sulla scendere in campo, l'ascesa in campo un po'. Ti prego. Ragazzi, purtroppo il mio lessico è limitato e quella mi è sfuggita. Comunque, vedremo la presentazione, vedi come te la rigiro, di alcuni nuovi competitor, come ad esempio Ouya e la Steambox, che hanno le carte in regola per dire la loro. Vedremo con certezza la nuova console targata Microsoft. Vedremo Nintendo che deve lanciare come si deve il Wii U, far capire che fanno sul serio, e Sony che dominerà con PlayStation 3 questa chiusura della vecchia generazione con una serie di esclusive da leccarsi i baffi, e le console portatili che o fanno qualcosa per risollevarsi oppure rischiano seriamente di morire. Insomma, in un senso o nell'altro ci saranno degli avvenimenti degni di nota, a mio parere. E poi per quanto riguarda i giochi, pure ci sono numerosi titoli che possono solleticare il nostro palato. Su Eurogamer leggevo questo listone di 20 giochini molto intrippanti e che in massima parte condivido. Ad esempio pensavo oggi che uno di quelli che attendo maggiormente è il nuovo Tomb Raider, non so se a voi piace. Ma guarda Aurelio, io onestamente con Tomb Raider ci ho litigato tipo dal primo capitolo, perché c'era all'epoca di Tomb Raider 1, stavo in casa, famiglia, Bologna, robe strane, e c'era il figlio di quelli dove stavo che era appassionatissimo con sto cazzo di Tomb Raider, quindi mi bloccava sempre la PlayStation. A parte questo, onestamente non c'ho tutto sta fregola di vedere come verrà, vediamo come sarà, non lo so, a te Simone ti ispira di più sto Tomb Raider? Tomb Raider per me sarà forse l'unico day one. Ecco. C'è sempre grande armonia e condivisione di intenti in free to play. No, io sono, se mi portano un Uncharted-like su 360 sono solo contento, perché mi piace quello stile di gioco, con tutto che Uncharted è ripreso anche da meccaniche o da Tomb Raider in qualche maniera, insomma, però io credo che sia un bene. Ma poi lo faranno anche per PC Tomb Raider? Sì. Che tu sappia? Sì. Ci sono già i pre-order anche a 20 sterline su Green Game Game. Addirittura dovrebbe uscire persino per Wii U. Ah beh, allora attesissimo. Tu Femto che dici sto a Tomb Raider? No, che ci sono già i pre-order su Torrent.
Ah, beh, allora. No, no. Ah, quindi si trova già. Non da no, parte mia. È stato un falso allarme. No, dai, boh, vediamo come sarà, poi vedremo come se la giocheranno. Comunque sicuro è molto diverso da quelli precedenti, quindi se ci hai litigato con quelli precedenti, forse questo qua ti piace. Ma vedremo. No, ma a me infatti interessa proprio perché è un reboot e mi intriga questa idea che c'è alla base di spostare il focus dall'esplorazione alla lotta per la sopravvivenza, che è una tematica più forte, più interessante. Quello che rischia di non funzionare è che per dare questo aspetto cinematografico, a questo taglio cinematografico all'Uncharted, rischia di essere un pelo troppo su binari. Sì, sarà lineare sicuramente. Sì, infatti i primi video con il loro gozziglione di Quick Time Event su questo fronte lasciano poco spazio alla speranza, se però il tutto sarà mascherato a dovere può comunque funzionare, a mio parere. Beh, magari sarà un po' anche free roaming, no? Visto che è ambientato su un'isola, che ne sai, magari ti fa girare un po', o no? Ma sì, è previsto perché per l'appunto devi sopravvivere, dovrai immagino procacciare del cibo, sfuggire ai nemici che ti danno la caccia, quindi dovrebbe esserci da esplorare, però è anche... No, ma io l'ho buttata là, non è che ho letto niente a proposito. No, ma è un pensiero che ci sta, però è altrettanto ovvio che le sequenze più spettacolari saranno rigidamente guidate da script, situazioni preconfezionate e cose di questo tipo. Vabbè, a parte Tomb Raider? Allora, a parte Tomb Raider, andando così un po' in ordine sparso, ve la butto lì, Bioshock Infinite, ovviamente, perché è comunque il sequel di uno dei titoli più apprezzati di questa generazione, anche se so già che Bruno non sarà d'accordo con questo gioco che ho appena nominato. Ma guarda, sicuramente è interessante perché Bioshock comunque sin dal primo capitolo ci ha messo un po' questa personalità un po' sua particolare, poi boh, si vedrà, perché nel primo capitolo c'era questa personalità particolare, però c'erano anche i nemici che ti si buttavano incontro come proprio ammazzami, uccidimi, poi c'erano i Big Daddy che c'erano per un po' e poi alla fine non erano, diciamo, secondo me, questa cosa così fondamentale alla fine, perché magari si sarebbero potuti sfruttare un po' di più. Quindi ci sono un po' rimasto male dal punto di vista sia del gameplay, ma anche un po' della narrazione, perché tutti quanti a dire, ah no, bellissima narrazione. La narrazione, insomma, secondo me è più l'ambientazione che tutto il resto. Quindi sto Bioshock Infinite, vediamo. Poi tra l'altro, sì, ci sono state le preview che tutti hanno detto bellissimo, stupendo, eccetera eccetera, però boh, non so, tu invece Aurelio sei super hypato, no? Questa atmosfera steampunk, così, questi scenari steampunk mi attirano ancora di più di quelli del primo Bioshock, e a livello di atmosfere sembra essere all'altezza del suo predecessore, però condivido pienamente con te i timori sul gameplay, perché gli ultimi video che hanno mostrato fanno vedere dei nemici totalmente immobili, pronti ad accettare la loro fine senza opporsi in alcun modo. Sono davvero tremendamente poco responsivi, tu gli getti addosso lava, fuoco come se non ci fosse domani e loro rimangono immobili a... Ma perché gli piaceva prenderli? Piaceva prendere la lava addosso. Piace anche a loro prendere le cose grosse, dice. E calde. E comunque l'immagine che c'è sull'articolo di Eurogamer è la cosa che mi hypa di più di... Una delle cose che mi hypa di più di Bioshock Infinite, non sto scherzando. Quella specie di rivisitazione del Big Daddy con le trombe in testa è qualcosa di bellissimo. Che cosa? Questa immagine che c'è nell'articolo di Eurogamer, che c'è questa specie di Big Daddy che però c'ha le trombe in testa. Sono trombe, sì, perché mi pare che nel video esce. Ah, sì. Bello. Che è bellissimo, secondo me. Però credo che rischia molto di fare un... come dicevo forse nell'altra puntata, io ho sempre la paura che si crei un...
un vestito nuovo a Bioshock, proprio al primo Bioshock, quindi o Bioshock, come volete voi. Per cui stesso gioco, stesse situazioni, però ambientate in questo mondo. Che vabbè, è bellissimo. Alla fine vince per ambientazione Bioshock, quindi se gli cambi quella hai un altro gioco. Lo so, però Bioshock è stato il primo, poi c'è stato, per quello che mi riguarda, adesso Aurelio non è d'accordo, ma c'è stato quello, la stessa cosa in Dishonored, dove lo sfondo era meraviglioso ma non all'altezza poi della trama, o meglio il contrario, la trama non era all'altezza dello sfondo. No, no, ma per quanto riguarda la trama di Dishonored, per me come sfondi una porta aperta, per me è l'unico punto debole in un quadro che comunque ritengo di eccellenza. Appunto la bellezza, però si sta creando tutto un microcosmo di setting spettacolari da dove poi si tira fuori, cioè, poco succo, cioè poca storia e poca interazione, perché per quanto in Dishonored sei sempre tu che puoi decidere anche come viverti, come approcciarti a Downwall, e per quanto ci puoi essere, ti ci puoi sbattere, la massima interazione è leggere più libri possibili, più documenti possibili sul mondo. Ma il punto è quello, che la trama, per bella che sia, comunque rimane un vincolo. Sì, però vuoi almeno creare un gioco aperto. Però almeno in Bioshock c'erano i diari, tutta quella cosa dei diari e come era messa poi nella storia, che era anche, te lo faceva accettare, che gli dava un po' più di profondità, ma che tu invece l'unica massima la massima percezione che hai è tramite lettura di testo su testo, forse un achievement fallito, insomma, non so. Dio benedica gli audio diari, tra l'altro, perché io veramente non ho voglia di leggere, cioè magari se mi raccontano loro è ancora meglio. Sì, scusa, erano audio diari, non mi ricordo. Sì, sì. No, c'erano entrambi. Sì, ma pure gli audio diari, onestamente, io quando giocavo a Bioshock il primo, ogni cosa che andavo, ho lasciato un audio diario, cioè, oggi ho parlato con il dottor Svrongonov e mi sono ingazzata perché qua e là... Cioè, non lo so, a me Bioshock, onestamente, ripeto, non mi ha... L'ho vista un po' come un'occasione mancata, poi forse magari me lo sono anche giocato io in uno stato d'animo che non ero, diciamo, predisposto per godermela al 100%, perché poi c'è anche da dire che certi giochi, a seconda di come ti ci approcci, li apprezzi di più o di meno. Magari sì, io con Bioshock... sono stato più a vedere il gameplay che non l'atmosfera, le meccaniche di gioco, eccetera, eccetera. Quindi, comunque, grande Bioshock 2, aspettiamo di vedere come sarà. Grande Ken Levin, grande, come si chiama, Anna Moleva, la cosplayer, soprattutto. Quello sì, Anna Montana, la pure. esatto. E poi ricordiamo anche, visto che facciamo una cosa un po' 2012-2013 solo apposta, che nel 2012 ci sono state le super polemiche perché la protagonista di Bioshock c'aveva le tette da fuori. E, insomma, come al solito, anche nel caso di Tomb Raider ci sono state polemiche perché nel trailer stupravano Lara e quindi è stato... Il 2012 è stato un po' l'anno del... Lo stupro. Vedete? No, delle tematiche femminili nei videogiochi, perché comunque c'è stata quella di Borderlands 2, la classe là, esatto, poi c'è stata questa, poi Bioshock 2, diciamo che si Bioshock sta Infinite, penso. Esatto, Bioshock Infinite, scusa, insomma si sta un po' mescolando questo universo maschile e femminile all'interno dei videogiochi con delle un po' di attriti anche dal punto di vista del maschilismo, femminismo, eccetera, eccetera. Niente, così, volevo ricordare che nel 2012 c'è stata questa cosa. Quindi, cari amici, tra un po' probabilmente ci saranno più videogiocatrici e quindi sarà meglio per tutti noi, soprattutto se vengono quelle, non quelle là che vengono, che cioè il ragazzo che gioca, ma quelle che proprio gli piace di giocare e ci faremo i giochi insieme. Comunque io farei un'interruzione adesso per leggere, che diciamo, dei capodanni. Gianmarco Poz ci dice: capodanno nella casa al paese di un amico insieme ad altre persone, tra braghetto e lenticchie verso le tre sono crollato a letto, meraviglioso. E Lorenzo Martigano ci dice: notte in bianco con quattro amici a giocare Super Meat Boy, Halo 4, COD, Modern Warfare 3 e poi ci siamo guardati Tekken il film, ovviamente per la trama, non per le protagoniste femminili. Amico
Esatto. E poi Mirko Pierfederici diceva: Aurelio, Scott Pilgrim, fallo portare a GameStop da Simone. E a lui lo valutano 100 euro a fatto di uscire da lui. No, non vorrei essere responsabile di qualche morte incidentale, meglio regalarlo, non si sa mai. No, comunque, visto che siamo in pausa, ne approfitto perché c'ho un'immagine che ve la metto su Twitter, perché su YouTube le caspita delle cose non si possono condividere, quindi chi vuole vederla ci deve aggiungere. Chi vuole vederla ci deve aggiungere, ci deve fare una donazione su Twitter di 150 euro e vedrete che insomma ne guadagnerete. Il 2013 fra l'altro sarà l'anno di Twitter, perché si è anche iscritto il grande maestro Andrea Di Pre con il suo profilo ufficiale, quindi tutti tra l'altro, su Twitter. Tra l'altro non il follow. Papa, Andrea Di Pre. Mi follow, ragazzi, ho paura. Scritto, non si è scritto pure Berlusconi a Twitter di recente, mi sbaglio. Scritto l'anno scorso, hai ragione. Sì, è tipo che c'è stato ultimamente la cosa che c'hai follower, si è comprato 10 miliardi di follower. Ma tutti ce l'hanno comprati, da Di Pietro a... Soltanto noi siamo morti di fame. No! Vabbè, niente, io andrei avanti con... sì, è Gabe Newell con i soldi di Steam, vedi? È Gabe Newell a Capodanno, praticamente, sta foto. Hai capito. E niente, boh, scritto sotto ce n'è per tutti. Sì, soprattutto lui ce n'è per tutti. Appunto. No, comunque io qua c'ho sta lista, c'ho sotto la lista di Eurogamer, c'è anche Aliens Colonial Marines, non so, tu ora io sto Aliens Colonial Marines, onestamente non c'ho proprio presente che cos'è. Tu c'hai qualche idea, Aure? Sono tre anni. Devo essere sincero, prima di metterlo infatti in questa lista, non avevo idea di cosa fosse. Ma proprio non l'avevo mai sentito. Ma perché poi questo Aliens, questi FPS di Aliens, secondo me, sono tutti... poi io non conosco tanto l'ambiente PC perché ne sono stato lontano per tanti anni, però sono tutti... vivono tutti di rendita del vecchissimo Aliens... versus Predator, che all'epoca fu... Quello Aliens versus Predator 2000, quello intendi. Ma non lo so, qualcuno del genere, che qualcosa del genere, che ebbe un grande successo, e poi da allora tutti, il nuovo Aliens, però poi alla fine tutti dicono sempre, purtroppo il nuovo Aliens non è stato... Comunque, Eurogamer ci mette anche Aliens Colonial Marines tra i giochi attesi del 2013, quindi attendiamo, nel 2013 Aliens Colonial Marines... Attendiamo anche Prometheus 2, perché insomma ci vuole la spiegazione della trama. E poi c'è Beyond Two Souls, quello con... com'è che si chiama l'attrice? Ellen Page. Con Elena Page, che è il nuovo gioco di David Cage. E però adesso, insomma, ci sarà da vedere un po' se Cage riuscirà... Cage riesce sempre, Bruno, a farsi odiare e a farsi amare. No, ma Cage va amato a prescindere, perché se esiste The Walking Dead il gioco è merito suo, grazie a Heavy Rain che era brutto e da lì però è nato un fiore. Cosa? Che se ne dica, Heavy Rain è un capolavoro. Ecco. Heavy Rain a livello di meccaniche funziona molto bene, il problema è che a mio parere David Cage non sa scrivere. No, che però... fai, invece di Davide adesso, su. mi manca il Davide. Il piccolo punto è che... Allora, io ho adorato The Walking Dead, però, tra l'altro, secondo me è il gioco dell'anno. Il fatto è che la vera storia interattiva, cioè, è più interattiva Heavy Rain, perché effettivamente la storia cambia a seconda di alcune scelte o alcuni quick time event riusciti o meno. In The Walking Dead, alla fine, la storia più o meno è sempre la stessa. Cioè, magari cambiano i personaggi durante il tragitto, ma l'inizio e la fine sono identici. Invece in Heavy Rain ci sono anche i finali alternativi e... insomma, proprio la trama si dipana diversamente, in maniera completamente diversa. Sì, ma guarda, alla fine, io ripeto, io non ho giocato Heavy Rain, però The Walking Dead diciamo che è stato un fulmine a ciel sereno quest'anno, questo 2012, perché comunque ha dimostrato che se sai scrivere bene e se sai giocartela bene, anche con un budget ridotto, anche senza mettere 500 finali alternativi, però comunque grazie al tuo modo di scrivere, grazie al modo in cui presenti le scelte, riesci a creare un coinvolgimento che magari non giochi dal budget
stratosfericamente superiore non riesco a creare. Quello è vero, in effetti forse è anche più coinvolgente di Heavy Rain in un certo senso The Walking Dead. Però appunto, visto che continuano a ripetere ogni volta che inizia un capitolo che le scelte del giocatore influiscono, no? La storia è cucita su misura, lì, come si dice, in inglese. E però alla fine Heavy Rain lo è di più. Ma guarda, alla fine sta cosa dei finali alternativi, secondo me, è un po' un trappolone, diciamo, perché alla fine leggevo che, per esempio, pure Modern Warfare, no, Black Ops 2 c'ha 500 finali alternativi a seconda di quello che fai, quindi alla fine tenere conto delle, cioè i bivi narrativi non significano che alla fine stai parlando Black Ops e Heavy Rain, spero. No, però per quanto riguarda i bivi narrativi, comunque ci sono anche in Black Ops 2, quindi non sono quelli il cardine, diciamo, di una buona scrittura. No, infatti, vabbè, io volevo solo difendere. Perché magari Black Ops 2 è anche scritto bene, non lo so. Poi si dice che poi alla fine è anche scritto bene, non lo so, però. Infatti, grande Black Ops 2, gioco dell'anno 2012. Quindi, insomma, questo Beyond Two Souls se lo dovrò vedere, perché dopo The Walking Dead, qualsiasi gioco che voglia dire la trama, le scelte morali, eccetera, eccetera, si dovrà confrontare con The Walking Dead, dovrà, insomma... Lo stesso The Walking Dead 2, che prima o poi ci sarà, secondo me farà molta fatica, vista l'eredità pesante del primo, che ha davvero segnato un prima e un dopo, da questo punto di vista. Infatti, vedremo come finirà Walking Dead, come finirà Walking Dead 2, soprattutto se moriranno tutti, nel frattempo c'è una mezza ribellione in chat, ci chiedono dove sono Fabio, dove è Davide, vogliamo Davide, ciao Lorenzo, sempre marsicano, e niente ragazzi, no, Davide stasera usciva a fare follie, e quindi non è potuto esserci, e Fabio invece è tipo in... No, malato volevo dire in coma, però porta brutto, quindi malato e quindi non è potuto, diciamo che ha accusato un male, vabbè, insomma non c'è, basta, e non è potuto non c'è, basta. Fabio e Davide non ci sono, però che peccato, mi raccomando, che non c'è Fabio. Mi raccomando, andate a visitare podcastbs.com, guardatevi il divano di videoludico e compratevi il libro La ferita bianca su Amazon. Tra l'altro, se ve l'andate a comprare, compratevelo, però cliccando dal link sul nostro sito, così a noi ci arriva pure la percentuale di mezzo milionesimo di centesimo. E che poi, tra l'altro, questa cosa di Amazon, ho cominciato a mettere anche nella descrizione delle puntate i vari link Amazon, quindi se tipo parliamo, che ne so, di un gioco, ci metto il link Amazon, se voi volete comprare, compratelo cliccando là, così a noi ci arriverà la mitica percentuale. E cercare di comprarne più di uno, perché ad ogni sessione arriva un pochino di più. Infatti, tra l'altro poi non ve lo volevamo dire, però Davide, diciamo che sta in mezzo all'inedia, alle cose, stasera non c'era la forza proprio di parlare. Diciamo, perché potremmo comprare del cibo decente a Davide e spedirglielo, esatto, così ha la forza, esatto, di partecipare. E quindi, insomma, vedete voi che dovete fare, mettetevi una mano sul cuore, un'altra portafoglio e fate ciò che è giusto, ciò che vi darà grandi poteri, ma soprattutto grandi responsabilità. Io per, non so se c'è qualche boxaro o qualche aloaro, mi pare che Aurelio c'è, ma di questo Destiny, del progetto di Bungie. Esatto. Qua su Eurogamer dice anche che stiamo aspettando Destiny, che è il nuovo progetto di Bungie, si vede sta schermata che fa freddo e c'è un Mac, e ci sono un po' di persone coperte, vestite pesanti perché fa freddo, c'è la neve. Non è gente che sta col wifi con un portatile, però spiegaglielo. È un Mac, è un robot. Diciamo che si respirano un po' atmosfere da Fallout innevato. Esatto. Per intenderci. Mac Galicino. Sì, ma poi io comunque non ho capito che gioco sarà questo. Sarà un FPS, un third person. Aurelio, tu che sei informatissimo. Guarda, penso che nemmeno quelli di Bungie abbiano ben chiaro cosa vogliono fare al momento. Quindi dobbiamo attendere ulteriori informazioni. No, lo sto seguendo poco, perché i 343 Industries hanno fatto così bene con Halo 4 che non ho sentito la necessità di essere nostalgico verso Bungie. Ma Gabriel che fine ha fatto?
Ah sì, è vero, manca anche Gabre. Tanto che me ne frega del gioco di cui sto parlando, per dire. Manca anche Gabre, che pure lui assente, per giustificato. Per della, della festività. Della febbra. Ma mica è malato, no? No, chi è malato, chi in vacanza, ma non stiamo qua. Sì, insomma, siamo in formazione ridotta stasera, quindi cari amici, perdonateci questa puntata un po' così, un po' sulle ali della libertà. Della libertà del Morgan Freeman. No, comunque sto Destiny, che io sappia, poi alla fine comunque ancora non hanno dato niente, hanno fatto vedere qualche artwork e basta, almeno per quello che so io, però non so, tu Femto, tu che frequenti il mitico forum TFP Forum. Ma io addirittura questo gioco non l'ho mai neanche sentito nominare, quindi proprio. Ah, ecco. Vabbè, quindi niente, Destiny, ciao Destiny, è stato bello. Poi nel 2013 usciranno anche due titoloni, due gioconi, usciranno Gears of War nuovo e God of War nuovo. Adesso sicuramente ci sarà quello che dirà, sempre sti giochi, Gears of War, God of War, tra l'altro c'hanno pure lo stesso acronimo. No, esatto, te lo dico io. E quindi lo dice Simone. Non lo so, tu Aurelio che ne dici? Ah, ci hanno scocciato, no, vero? Mi hai ricordato quando nei forum vidi un bellissimo topic, GOV, l'acronimo, a cosa vi fa pensare per prima? E i fanboy si scandavano su quale fosse la serie più famosa. Che bel forum che fai. Pensa alle argomentazioni che portavano in quel topic, cioè proprio... Sì, sì, no, gli argomenti pesanti e introspettivi. Ragazzi, sono stato adolescente anch'io in un passato lontano. Ma guarda, tu lo sai, Bru, che sono un fanboy di Gears of War. Mi piace, però questo Judgment sembra davvero un'iterazione stanchissima fatta tanto per dare alla 360 un'ultima esclusiva. Ma guarda, io pure io sono fan di Gears of War, a me mi sono piaciuti tutti e tre, specialmente perché poi io ho molte persone che ho sentito criticare il 2 e il 3, ma anche l'1 alla fine, sono persone che se lo sono giocati da soli, ma se tu li giochi in cooperativa ti diverti la faccia, un po' come Army of Two è un gioco che se te lo giochi da solo ti rompi coglione, invece se te lo giochi in cooperativa in 2, in 3, in 4, quanti siete... ti diverti proprio la faccia, sono fatti proprio per giocare così, con le persone, vai, coprimi, spostati, sparagli, vagli, tutti quanti, Redimimi. Esatto, detto tutto ciò, Gears of War Judgment sarà programmato da quelli di non più da Somo Cliffy, ma... People Can Fly. Dai People Can Fly, che sono quelli di Bulletstorm, che, insomma, io non ho provato, però tutti dicono, Bulletstorm... Io l'ho giocato, è bellissimo. No, ma io pure l'ho adorato, è dannatamente divertente, però in questo Gears of War qui, il tocco cazzone alla Bulletstorm, per ora non si vede. Purtroppo. Sembra proprio Gears of War 3.1, è questo il mio problema. Ma magari sarà 3.5, dai. E poi c'è God of War nuovo pure, che insomma... Che io ho provato, tra l'altro. Ah sì? Hai provato la beta? Ho provato chiusa? Sia la beta multiplayer, che l'ho provato anche alla Games Week. Ah, beh. Quando l'ho visto alle 3 la presentazione era un po' come dire, proprio... Cioè, diciamo, non me ne importava nulla. Invece provandolo alla fine... È carino, dai. Gli diamo una chance, sono abbastanza hypato. Non credo che lo prenderò day one, però. Ma io God of War 3 è uno dei pochi giochi che ho preso per la PlayStation 3 scatolati, tutti nuovi e tutto quanto. Quello è un gran gioco. A te non è piaciuto? No, tecnicamente fa spavento, ancora oggi credo, se adesso è un po' che non ci gioco, l'ultima volta che ci ho giocato è stato anni fa, però comunque tecnicamente fa decisamente spavento e come gioco in sé diciamo che era un po', alla fine non aveva molto ritmo, diciamo, questo sì, perché dopo un po' cominciava a diventare un po' ripetitivo, un po'... Ma è un action spettacolare, cioè a che difficoltà l'hai giocato? Normale. Ah, forse per quello che perde un po', perché comunque la sfida, vabbè, già hard, diciamo, non è proprio difficilissimo, però io l'ho trovato davvero un bell'action, vabbè, ripetitivo, cioè è chiaro che ci sono gli intervalli tra azione e risolvi l'enigma, risolvi il puzzle ambientale di turno, diciamo che la scansione è piuttosto lineare, però a me è piaciuto veramente tantissimo, secondo me è uno dei giochi migliori su PlayStation 3.
A me la cosa che è piaciuta di più è stata quando ammazzavi boss, che ogni boss proprio ti sfogavi tutta la rabbia. Il massimo della crudeltà. Sì, sì, quello va proprio bene, perché poi quello alla fine God of War 3 è un po' il proletario che si ribella contro i classisti, lui è il guerriero spartano. È un gioco così di lotta sociale. Esatto, esatto, perché ci stanno tutti sti dei che lo guardano dall'alto in basso, ma che cazzo vuole questo, ma che cazzo vuole, così colà. Lui invece va, si tromba la moglie, gli cieca gli occhi a Poseidone. Strappa la testa di Elio. Infatti, tutti che dicono, come ti permetti tu, semplice umano, e lui invece gliela fa vedere a tutti, e quindi grande Kratos, e speriamo che pure questo God of War Ascensore sarà e bello. E comunque, se posso dire una cosa brevissima su Ascension, o come si pronuncia, Ascension, non so, è che praticamente hanno, cioè non so se per dare l'idea di qualcosa di nuovo, cioè dei controlli che funzionavano perfettamente fino ad ora, li hanno cambiati, boh, cambiamo i tasti, praticamente fai le stesse cose ma con i tasti cambiati, quindi diciamo all'inizio quando ho provato la demo mi sono trovato un po' spiazzato, alla Games Week vabbè c'era anche casino, però mi ha dato un po' l'idea di facciamo finta di fare qualcosa di nuovo, ma poi secondo me God of War non ha neanche bisogno di fare qualcosa di nuovo, cioè se ci sono quegli elementi che lo contraddistinguono può uscirci davvero un bell'action. Vedremo. Ma domandona della staffa, a voi l'acronimo GOV, a cosa fa pensare per primo? A me fa pensare al VOV, quello il liquore fatto con le uova, cos'è, per associazione. A me fa pensare a God of War perché l'altro non l'ho mai giocato. Non hai mai giocato Gears of War? No, non ho la 360. Però ho giocato Ballestorm. Quindi ci compensiamo, sì. Tra di noi abbiamo proprio giocato tutte le stesse cose. Pure Gears mi fa pensare che non avevo PlayStation 3 e perché non mi ha mai attirato God of War. Ma su PlayStation 2 gli altri non li hai giocati? Ho giocato un po' l'1 o il 2, ma non neanche, perché non avendo PlayStation 2 da amici, ma lo giocai però per un pochino, insomma. Io mi ricordo che quando uscì l'uno su PlayStation 2 veramente era una cosa che cioè spazzava via tutto, perché era veramente la cosa più bella che si fosse mai vista graficamente su PlayStation 2. Sì, ma anche solamente la scala proprio dell'azione, cioè tutti gli altri giochi iniziavi, che arrivavi, conoscevi i tizi del villaggio, ciao, come stai? Lì invece eri immesso direttamente a combattere contro l'Idra, mi pare. Sì, o mamma mia. Poi tra l'altro era forse la prima volta, per me almeno, che mi capitava di giocare con i Quick Time Event, quindi era una cosa figa comunque. Sì, no, poi God of War 1 era anche fatto, secondo me, dal punto di vista del design era il migliore dei tre, perché anche se comunque è invecchiato e oggi ha giocato, però aveva delle idee che un po' aveva un ritmo, come ritmo sicuramente, almeno per quanto me lo ricordo, era il migliore di tutti quanti. Poi c'era delle idee che comunque ti spezzavano. Ma ti davano varietà all'azione. Prima ti lamenti del ritmo del 3, poi non puoi dirmi che il primo c'aveva un buon ritmo, che c'erano dei pezzi lunghissimi con sto labirinto lì di, che cacchio era, il labirinto di Crono, oppure i pezzi sott'acqua. Cioè, comunque c'erano bei pezzi di rotture ma di palle. Ma non lo so, guarda, io comunque me lo ricordo come più coinvolgente, sia più coinvolgente del secondo e anche più coinvolgente del terzo. Poi vabbè, magari sono i ricordi, perché si sa che i ricordi ti abbelliscono sempre tutto. Quindi. I ricordi sono in alta definizione, come si dice. Esatto. Tra l'altro ci chiede Lorenzo, a quando una puntata dedicata al retro gaming? E dai, magari uno di sti giorni faremo una puntata a 8-bit. Questa, vi parlerò del Super Nintendo tutta la puntata. E vai. In attesa però di parlare di Super Nintendo, c'è altri giochi che ci sconsiglia Eurogamer, c'è GTA 5, così? Sì. Tu che dici? No, io direi, no, stavo facendo una cernita, e direi che GTA 5 forse è uno dei più interessanti, perché poi per il resto vedevo che ci sta StarCraft 2, l'espansione nuova, che ci sta, com'era quella, Crysis 3, che non so voi, ma io l'hype ce l'ho a zero. Io anche invece... No, invece secondo me Crysis 3, io ho giocato, il primo non l'ho mai giocato, il secondo l'ho giocato e
non mi ha esaltato, però diciamo che rispetto, cioè c'ha una sua personalità, quindi io il secondo l'ho abbandonato, ce l'ho gratis col PlayStation Plus, sarò arrivato a metà, mi sono troppo rotto le palle. Vabbè, comunque diciamo... c'è un po' il fattore di quando e di quanto li paghi i giochi che ti influiscono sul Potrebbe essere, però cioè tu dici che se l'avessi comprato piuttosto ci gioco perché l'ho pagato. Sì, anch'io ho fatto così. Lo so, ma è verissimo questo fatto, quando una cosa la hai gratis, se non ti piace la molli subito perché dici cazzo, Plus lo pago. Comunque tornando a noi su GTA 5, ci sono nuove news che tu sappia, Brown? Ma che io polipo no, però alla fine, parlando più in generale, GTA 5 come tutti i GTA, alla fine c'è sta grandissima hype prima che esca il gioco, poi quando esce, perché uno inizia, ah sì che bello, ti puoi collegare su internet all'interno del gioco, poi stai là, insomma. Ma sai che c'è, che Rockstar dovrebbe fare... Dovrebbe aprire una parte soltanto per promozione, per marketing, perché tra come fa i trailer, come li confeziona, le notizie che rilascia, come le rilascia, cosa rilascia, ti crea un hype allucinante. Poi il prodotto in sé ovviamente non è che possiamo dire che GTA, non l'abbiamo visto, il 5, quindi... Ma posso dirvi una cosa che mi farà odiare ancora di più? Sì. Vai. A me proprio di GTA non mi è mai piaciuto nessun gioco, mai. Ma guarda, a me a proposito di retro gaming, mi è piaciuto molto il Miami, come che Vice City. Perché giustamente anni 80, poi era anche il primo GTA che giocavo, quindi era proprio la novità della città intera, che potevi prendere le macchine e tutto quanto. Ma io ho giocato poi... anche i GTA, quelli proprio i primi due su PC del conduttore dall'alto, ma proprio cioè non me ne è mai piaciuto uno. Non riesco a farmi dire. Quei due sono invecchiati molto male, però GTA 3 all'epoca, ne volevo parlare dopo perché fra le notizie c'è la morte della PS2, perché per l'appunto GTA 3 era secondo me il titolo per antonomasia che ti vendeva la PlayStation 2, perché era una roba all'epoca veramente fuori dal mondo. E secondo te è anche il gioco migliore su PlayStation 2? No, assolutamente no. Però nell'anno in cui uscì, nel 2001, sì, capito, quel primo anno di ciclo vitale, era veramente sì, te la portava in casa di prepotenza proprio. Ma ripeto, a me piacque molto Vice City, che mi sa che è l'unico GTA che proprio ho giocato non soltanto fino a finire la trama, ma anche a collezionare tutte le robe, eccetera, eccetera. Poi San Andreas, dopo un po' l'ho abbandonato perché onestamente, Invece io San Andreas è stato quello, il tuo Vice City. Ma in quale dei due si poteva ingrassare e andare in palestra? San Andreas. Sì, ma il problema è che alla fine, anche in GTA 4, che poi alla fine è l'ultimo, diciamo che ci hanno aggiunto tante di quelle robe che si possono fare, che il gioco si è proprio appesantito, ma di brutto. Infatti poi ultimamente è uscito, cioè appesantito proprio nel senso che ti muovi, il personaggio è lento, è pesante, le sparatorie sono legnose, i combattimenti sono legnosi. Beh, aggiungiamo che su PS3 è anche inguardabile, perché io l'ho visto di recente per dargli un'opportunità, cioè nel senso ho provato a giocare tipo la prima mezz'ora, su PlayStation 3 è bruttissimo secondo me, graficamente anche. Ma guarda, io lo giocai su Xbox 360 quando uscì e mi ricordo che comunque faceva la sua figura, però parliamo anche di un gioco che è uscito parecchi anni fa ormai, quindi sicuramente non sarà invecchiato benissimo. Però il 4 l'ho giocato, diciamo, perché mi piaceva la trama, sta cosa dell'est europeo, no, e tutto quanto, però una volta finita la trama, proprio ciao, ci vediamo, perché è legnoso, lento, tutto quanto. Infatti dicevo, ultimamente è uscito Sleeping Dogs, che alla fine è un free roaming, e il free roaming che un po' mi ha fatto riscoprire il piacere del free roaming, perché è bello, veloce, rapido, fluido, ci si muove senza tanti pensieri, eccetera, eccetera. Poi vabbè, sono usciti anche Just Cause 2,
tanti altri free roaming, però secondo me Sleeping Dogs è quello che proprio si mette più in diretta competizione con GTA. E quando ho sentito Just pensavo che stessi per citare Just Dance, un gran bel free roaming di ballo alla fine. Sì, che poi sappiamo che in GTA ci stanno anche i minigiochi di ballo e tutto quanto. Però insomma, io la mia speranza per GTA 5 è che oltre ad avere a parte che poi questi screenshot che stanno rilasciando, io onestamente, secondo voi sono di sta generazione? No, vabbè, saranno gireranno su PC di alta qualità. A me, cioè, ma allora sarà che sono strano io? A me dà l'impressione di una grafica brutta però aggiustata con 150.000 effetti in post-produzione. Secondo me non è grafica in-game così come la vedremo. Vabbè, può anche darsi. Comunque, a proposito del discorso di prima, c'era Mirko Pierfederici che commentava a proposito del discorso di pagare e non pagare. Cioè, quindi una che la dà gratis non è come pagarla. E in effetti no. No, una che diciamo pagarla no, ma come guadagnarsela. No, cioè, una che te la fa sudare, poi insomma... Quella che la dà gratis è quella che alla fine la paghi di più. Ascolta questa... Sono completamente d'accordo con te. Beh, sì. La saggezza proprio che ti atterrisce di Aurelio. E prima o poi si paga. Poi. Quando non pagate il prodotto siete voi, toh. Ecco, per citare il dottore. Ragazzi, il free to play prima o poi ti incula, lo sappiamo benissimo questa cosa. Esatto. Non il free playing. Free playing non ti incula mai se non glielo chiedete voi. Siamo educati. Comunque io dicevo, il San Andreas l'ho spolpato, anche se era per un periodo in cui avevo molto tempo per giocare. E il 4 me lo regalarono perché ho hypato, oltre che mi sono hypato io, ho hypato anche il gatto, mia madre, i miei amici. Cioè mi hanno regalato la collector, quella con la scatola lì, con la cosa della posta, il borsone, il portachiavi, la colonna sonora, non so se vi ricordate quella. Ma era quella dentro al borsone, per intenderci, esatto. Da palestra proprio, sì, era molto carina. Infatti io uso ancora il borsone, lo uso per portare la 360 in giro certe volte, anche se la spalla è rovinata, quindi si stacca, ha fatto già un volo, vabbè, quella vecchia. Il portachiavi della mia macchina c'ha la R di Rockstar, quindi l'ho apprezzato abbastanza, anche se il gioco alla fine l'ho dato via, perché da un certo momento in poi Rockstar, quando che poi è stato un po' sinonimo di questo tipo di giochi, free roaming eccetera, per come sono fatto io come giocatore, forse per come siamo abituati a vivere i giochi oggi, mi ha sovrastato con la roba da fare nei giochi, sia in GTA che in Red Dead Redemption. C'è una quantità talmente vasta di cose da fare che per la velocità in cui io, insomma noi, non lo so se la generazione nostra, se sono solo io, cambiamo e andiamo avanti nell'acquisto, nel provare i giochi, non ce la fai a stare dietro. E sì, ma cioè GTA 4 ti dura 6 mesi tranquillamente se te lo fai con calma. Che palle però. Però se è quello dicevo, cioè a un certo punto rimani, perché nel giro di 3 mesi puoi in questa generazione, nel giro di 3 mesi potevi vedere il titolo che ti cambiava proprio il modo di vedere la generazione stessa. Ma guarda Simone, il problema alla fine è sempre che se il gioco è, come dire, è divertente, coinvolgente, allora tu magari ce lo passi pure il tempo, magari non ce lo passi tutte le sere, 8 ore, azzeccato fino alla mattina presto, però comunque quando c'è il tempo di farti una partita, c'è il piacere di farti la partita lì. Il problema secondo me è che i giochi Rockstar hanno una giocabilità che non è, spesso non è all'altezza dei contenuti, ecco, perché... Sì, diciamo che poi il mero gameplay è limitato. Cioè c'hai tanto da esplorare, tanto da fare, però poi per esplorare con la macchina vai a tozzare contro tutti gli angoli, quando vuoi fare una sparatoria per prendere la mira, poi ovviamente col tempo è migliorata la situazione, hanno lavorato sull'engine. Ecco, un'altra cosa, io leggevo tempo fa su un blog
proposito di retro gaming, che un tempo tutti i giochi erano fatti con degli engine diversi e uno alla fine lo sentiva, anche se c'aveva a che fare con due platform, però c'aveva sto feeling che erano proprio due robe completamente diverse. Oggi invece, col fatto che si sia un po' standardizzati sugli engine, spesso si ha la sensazione di giocare sempre la stessa roba. Ecco, la roba della Rockstar è ancora di più così, perché loro poi qualsiasi roba fanno, i personaggi si muovono tutti allo stesso modo, le sparatorie sono tutte fatte allo stesso modo. È verissimo, infatti giocando Max Payne 3 hai proprio la sensazione di controllare un personaggio di GTA. Esatto, anche se poi alla fine, per esempio, proprio Max Payne 3 si nota che comunque è stato fatto un bel lavoro, una bella evoluzione da GTA, però alla fine il feeling è sempre quello, cioè bisognerebbe anche un attimo, io spero che con GTA 5 no, non esageriamo, Max Payne 3 è talmente impostato in maniera diversa che sì, sì. Però ti rendi conto anche che la radice è sempre quella, il DNA tra virgolette. Sì. Il problema è che in questa generazione qua sviluppare un engine ti costa così tanto che ti ritrovi costretto a riciclarlo per più titoli per ammortizzare un po' i costi, perché se ogni volta ne dovessi sviluppare uno nuovo finiresti sul lastrico in meno di subito. Beh, c'è anche il fatto che comunque vale l'engine certe volte, cioè non... No, no, ma sicuramente l'unica cosa è che, ripeto, da un punto di vista di, tra virgolette, conoscitore del mercato e tutto quanto, si capisce, però dal punto di vista del videogiocatore, io alla fine quando ho il joypad in mano e mi ritrovo per l'ennesima volta, l'ennesimo gioco, che ho 3 miliardi di cose da fare, però per farle devo strascinarmi da una parte all'altra della città, magari... con le macchine che non fanno una curva, le prendono tutte dritte, eccetera, eccetera. Ma quello non è solo colpa del motore, è proprio la maniera. Ma insomma, sparare è brutto, guidare è brutto, che bello. Infatti, alla fine l'unica cosa devi avere la cosa che ti vuoi esplorare, oppure ti devi piacere la storia, eccetera. No, e soprattutto le radio, che quelle dei GTA sono le più belle di sempre, scherzi a parte. Sì. Tra l'altro in GTA 5 superate superate solo da Forza Horizon o alla pari. E in tempi recentissimi, anche se il concetto non è lo stesso, da Hotline Miami, che ha la colonna sonora più bella della storia dei videogiochi. è una roba proprio, è un tantino esagerata questa affermazione. No, ma te la controfirmo e lo giurerei davanti al Presidente della Repubblica, è verissimo. Durante il discorso. Esatto, di Capodanno. Esatto. E nel frattempo in chat c'è Fabio di Felice che ci è venuto così a fan saluto e merda. Diceva che voleva proprio baciare le mani a te, Aurelio, per la perla di saggezza della donna che non paghi, però alla fine mani, te la fa pagare tutto. Io so che ha scritto mani perché pubblicamente si deve contenere, però apprezzo. Apprezziamo. E niente, vabbè, GTA 5 speriamo bene. Poi c'è, vabbè, il nuovo Metal Gear Solid, speriamo bene pure per quello. Vabbè, chissà cosa... 2013, no? Questo Metal Gear. Dicono che potrebbe essere un'anticipazione di quello che poi sarà Metal Gear Solid 5. Dicono. Chissà. Secondo me... Diciamo come Gran Turismo che fanno la versione Prologue. E se fanno il colpo di scena che magari fanno il prologo con Snake e poi ti fanno Metal Gear Solid 5 con Raiden, ecco. No, proprio così. Potrebbe anche andare. Io vorrei sottolineare, prima di saltare magari a nuovi orizzonti di nuovi argomenti, vorrei sottolineare l'ottimo Remember Me, che secondo me è un outsider non da poco dei giochi in uscita nel 2013. Che è quel tentativo di Capcom, a me ricorda molto PN03, che mi sembra fosse sempre di Capcom, per chi se lo ricorda. Era fra le esclusive, le quattro esclusive per GameCube, che poi non sono nemmeno state quattro alla fine. Sì, forse tre o due. Come estetica lo ricorda, però come gameplay mi sa che è molto diverso. Sì. Non so, io ho visto un filmato di gameplay, a parte che poi è sviluppato mi sa in Francia, o... Non è ambientato... Francese. È ambientato a Parigi comunque. Dom Entertainment, Don't Nod. Esatto, uno studio francese che poi Capcom, diciamo, li ha presi sotto la loro ala e... Ma a me onestamente non mi sono sa indipendenti. Molto...
Ma sì, indipendenti, tutto quanto, però non mi ispira tantissimo, ecco, sicuramente non è un titolo di primo piano, poi vedremo, chissà, magari ci esce una sorpresa. No, comunque volevo dire, ritornando brevemente su Metal Gear, che il trailer è stata una delle poche cose che mi hanno coinvolto dello scorso anno, perché ormai io sono diventato cinico, apatico nei confronti dei videogiochi, apprezzo, gusto, però non mi faccio coinvolgere, invece Kojima, diciamo, coi trailer ci sa sempre fare, coi giochi pure lui, a volte le meccaniche sono un po' da rivedere, molto da rivedere, quindi boh, vedremo questo Metal Gear. È un po' poi, prolisso, Kojima, ma a me poi dipende anche lì, il 2 mi ha pigliato un casino, il 3 invece proprio non la sfangavo, comunque vedremo. Stiamo abbandonando l'argomento degli Most Wanted di quest'anno, cioè dell'anno prossimo, no? Se no vi dico il mio e boom. Diccelo. No, io il mio, diciamo, il titolo che aspetto di più l'anno prossimo, che boh, forse non l'avreste mai detto, ma è StarCraft 2 l'espansione. Ecco, quello che Simone ha detto. Quello che stavate insultando. Che tu sei un giocatore di StarCraft. Ma non tanto multiplayer, ma io non avevo giocato a StarCraft 1, ho comprato il 2 e ho adorato la campagna proprio tantissimo, e infatti non vedo l'ora di giocare alla campagna nuova. Single player, la storia praticamente. Quindi tu un gioco che proprio tutti lo conoscono per i multiplayer, così sì, fai abbastanza. Sì, ma che c'è una grande campagna. Io pensavo che tipo giocare al single player di StarCraft fosse andare un po' come andare da una mignotta per un abbraccio, per intenderci, però... Sempre con le citazioni colte e fini, soprattutto. Sì, sì, oggi sono molto attento verso l'universo femminile. No, invece vi dirò che no, perché è davvero, davvero... Cioè, a me è piaciuto tantissimo StarCraft 2 giocato in single player. E, tra l'altro, ci sono, vabbè, gli achievement e tutte quelle balle lì, e quindi alla fine ti ritrovi tipo a giocarlo a livello massimo di difficoltà, che mi sembra sia caos, una roba del genere, che non ha, cioè proprio senza pietà, e cercando di completarlo in determinati modi folli, è comunque davvero una bella sfida e anche una bella, diciamo, una bella trama, vabbè, più o meno, nella media. Ma comunque come trama che cos'è? Tipo uno Star Trek, uno... cos'è? Ma che ne so, c'è la sua storia degli umani che si ritrovano a dover combattere la minaccia aliena, praticamente. Dai, questi sci-fi da B-movie. Sì. Quindi tipo Battlestar Galactica. Che roba che non ho mai visto. Hai citato Star Trek e Battlestar Galactica, che non ho mai visto nemmeno. Però tu devi dire sì. Allora sì. Tipo Alien. È così. Sì, tipo quello, molto vago, ti tieni. Vabbè, comunque per chiudere qua vi dico gli ultimi due che sono rimasti nella lista, di libri ce ne sono altri, però accorciamo. Ci sono The Last of Us, che diciamo di sto The Last of Us, Simone? Ce lo dice Aurelio, semmai, però è Uncharted con gli zombie, dai. Ma il rischio che sia Uncharted con gli zombie c'è, però a me sembra un titolo AAA, bello solido, graficone, le atmosfere giuste, una trama che sembra discretamente profonda, dei personaggi interessanti, promette molto bene secondo me. Ma poi visto che tutti amano gli zombie, Uncharted con gli zombie vince. Sì, infatti. Quindi pollice in su per The Last of Us. Assolutamente. Ma sì, sì, sì. Poi c'è sto Watch Dogs che, insomma... No, chissà. 2013 no, secondo me. Ma non avevano detto che era di questa generazione, però, questo gioco, no? Ah, boh. Non si è mai detto così. Secondo me il pensiero a traghettarlo sulla prossima lo fanno. Lo avevano detto, hai ragione, però la vedo dura. Beh, se la grafica è quella del filmato delle tre, che non sia su PC. No, vabbè, quello no. Ma poi magari l'hanno detto, ma hanno mentito spudoratamente e basta, cioè. Però a questo punto ce l'hai fatto vedere così, mi preferisco aspettare una nuova generazione che giocarla adesso in... Vabbè, quello senza dubbio. In male, insomma. Tra l'altro io mi allaccio a quello che stai dicendo, Simone, perché io onestamente, anche vedendo sta lista, mi sto rendendo conto che sto diventando un giocatore PC, perché tutte le robe che escono solo per console mi scoccia a giocarle, perché già so che ormai siamo a fine generazione, quindi saranno quei tipici giochi super strascicati sull'hardware, che proprio l'hardware ce la fa e non ce la fa...
Ma ormai me lo dici spesso quando parliamo pure per, cioè, fuori dal podcast, se quindi... mi dici PC no, allora... Esatto, infatti a me i giochi che invece io attendo in questo inizio di 2013 sono tutte robe che sono già uscite su console e che però stanno per uscire su PC, usciranno su PC, quindi Resident Evil 6, così magari ci avrà una telecamera che si riesce a vedere qualcosa di più del naso del protagonista e basta. Poi DMC, che girerà il nuovo Devil May Cry, che girerà 60 fotogrammi. E Fez, perché insomma mi scoccio facendo l'Xbox 360 soltanto per Fez. Insomma, cari amici, mi sto scocciando di giocare con le console, portate tutto su PC, che così sono contento. Ah, aggiungo, aspetta, solo in corsa, Hotline Miami 2, perché il primo è un Cristo di giocatore. Ah, sì? Porca anche il 2? Sì, sì, è già stato ampiamente annunciato, per il 2013 dovrebbero farcela e sarà il gioco dell'anno, anche l'anno prossimo. Scusate, vai, bro, scusa. Doveva essere un DLC e poi hanno deciso di farlo. Tra l'altro, visto che siamo in, visto che ci abbiamo in scaletta da 10 anni, ne approfitto per aprire una breve parentesi. Hotline Miami è stato messo su The Pirate Bay dall'autore. Perché lui è giovane alternativo, ha detto no, se vi dovete piratare almeno scaricatevi la versione patchata, no? Poi grande pubblicità, grande cosa, poi qualche mese dopo è uscita un'intervista non con l'autore ma tipo con quello che si occupa della distribuzione, che ha detto abbiamo venduto, però insomma potevamo pure vendere meglio. Poi gli hanno fatto la domanda, ma della pirateria che ne pensate? Ha detto che ne pensiamo, non si può evitare, però insomma di una copia che abbiamo venduto 100 ce ne stavano pirata, quindi insomma un po', diciamo che lui un po' ci rosicava pure. Ma questi dati come fanno a sapere quanta gente scarica? Credo che una statistica. Sì, ma poi quello, quando tu ti colleghi a un torrent riesci a vedere quanta gente c'è il file in quel momento, quindi un po' ti fai un'idea di... Ma credo anche che se non siano stupidi ci sarà qualche log che allora arriva, potrebbero fare qualcosa del genere. No, ma basta semplicemente provare a scaricare le robe, tu vedi quante fonti ci sono per un file e anche quanti se lo stanno scaricando col torrent, quindi ti puoi fare un'idea in quel momento esatto di quante persone se lo stanno scaricando, quante persone se lo sono già scaricato. Insomma, sto tema della pirateria è stato un altro tema del 2012, perché molta gente, diciamo che a specie tra gli indie, ha voluto, diciamo, ingraziarsi i pirati, anche se poi alla fine appunto con questo caso di Hotline Miami, diciamo che da un lato si capisce il ragionamento che se non li puoi vincere, non li puoi sconfiggere, esatto, però dall'altro c'era un'altra news. Ma sai perché lo fanno fondamentalmente? Fra chi pirata c'è una buona fetta di utenza che usa la versione piratata come una demo estesa, soprattutto quando non c'è una demo vera e propria. Di conseguenza, se questa demo estesa ti funziona male, tu il gioco completo non lo comprerai mai e poi mai. Se tu invece gli dai la versione patchata che funziona bene, allora c'è questa possibilità. Sì, vabbè, sono ovviamente una piccola fetta dell'utenza, però guarda, meglio portarla a comprare. Una milionesima parte sarà. Sì, però è capitato anche a me, dipende. No, guarda, tra i miei amici, pure io spesso. Però poi li compro così, magari su Steam col saldo, così ho la coscienza a posto. Diciamo, sarà un centesimo. Però, sì. La vendita la fai, qualcosina lo guadagni, insomma. Comunque The Pirate Bay è accessibile dall'Italia, tra l'altro, sto guardando adesso. Sì, vabbè, ufficialmente. Ah, ci sono modi per accedere. Sì. Allora, il più banale, basta usare Google Translate. E funziona, l'ho scoperto. Lo sapevo, io ero rimasto alla chiesa. Hanno messo su The Pirate Bay anche il documentario sulla Minecraft e la storia di Mojang. Esatto. Sì. Che ho visto e casomai dopo ve ne parlo se vi può interessare. Come no? Tra l'altro pure quelli, grandi geni, prima hanno fatto l'accordo di esclusiva per farlo uscire su Xbox in anteprima, però prima dell'anteprima su Xbox hanno messo su The Pirate Bay, quindi... Chissà, Microsoft se la sarà anche un attimo presa. Comunque, per chiudere questo discorso, questo 2012 è stato un anno in cui ci sono stati molti casi di persone, anche il tizio di MacPixel lo ha rilasciato su The Pirate Bay, addirittura
gliel'hanno messo proprio in home page su The Pirate Bay, quindi alla fine è un po' un modo per farsi pubblicità, principalmente, perché così ne parlano i siti, il gioco si... perché alla fine adesso che comunque è esploso anche nel mondo indie la produzione di giochi, la cosa più importante è riuscire ad avere quel minimo di visibilità per non finire nell'anonimato. Però c'era anche la notizia, uscita tempo fa, dei produttori di Football Manager, o comunque degli autori di Football Manager, che hanno detto che l'ultima edizione hanno fatto una protezione che ha resistito abbastanza a lungo da permettergli di fare più vendite, e grazie a queste vendite in più che hanno fatto sono riusciti a assumere più personale, insomma hanno fatto girare di più l'economia. Quindi alla fine, diciamo, sì, fatte l'amiga, però anche nel senso di tieniti vicini gli amici, ma ancora più vicini i nemici. Detto ciò, di che cosa stiamo parlando? I giochi dell'anno, Hotline Miami, uscirà Hotline Miami 2, quindi siamo tutti contentissimi. Però ci si in fondo, ragazzi, è SimCity, posso dirlo. Esatto, esce SimCity, cos'è, il 5? Sì, però non c'ha una numerazione. Esce il nuovo SimCity come il nuovo iPad. E quindi, insomma, ci aspettiamo anche questo. Sì, tu, Femto... Lo liquidi così, SimCity? No. Non lo so, io non... Onestamente, io dal primo che non gioco nessun SimCity... Ma neanch'io, non ho mai fatto troppo, però... Ma questo qua è forse il primo che ha la parte online con gli altri giocatori, sì, confinanti? Penso di sì, o comunque ci stanno spingendo molto sulla parte online. Quella sembra una cosa abbastanza carina. Sì, ma poi di anche solo le animazioni, di come monti le cose, come le metti. Tra l'altro scrive Mirko Pierfederici, il fatto è che di Hotline Miami a molta gente funzionava il pirata, ma non l'originale. Tra l'altro ne parlava anche Simone Tagliaferri nell'ultimo Ars Ludicast, diceva che era così preso da l'autore dal fatto di stare su The Pirate Bay che seguiva di più la gente su The Pirate Bay che problemi aveva piuttosto che la gente sul forum ufficiale. Diceva Tagliaferri che lui stava sul forum ufficiale a chiedergli non so che cosa, che non funzionava. Gli ha riportato un bug e non è stato cagato di striscia. Esatto, e nel frattempo stava lì a dire, a fare il supporto ai pirati. La build di originale purtroppo ha alcuni bug assurdi. Ad esempio, a volte se è attivo il processo dello spooler di stampa, il gioco non parte l'audio, te lo devi giocare senza audio, devi killare il processo. Che è una cosa che vaccia a pensare che quello è il motivo, sì, che è una cosa proprio assurda, lo devi sapere. Però il gioco è così figo che sti cazzi di questi problemi minori alla fine. Beh, insomma, problemi minori se non c'è il sonore, se il gioco... la musica è così figa e poi ti parte senza. Sì, no, io ci sono rimasto che devi killare il processo dello spooler di stampa, che proprio, chissà, ce lo devono aver messo apposta quel cosa bug. Cosa perché... devi sparare? Quasi, ma è una roba proprio brutta, comunque. Vabbò, comunque, sti giochi del 2013, abbiamo capito che il 2013 sarà un anno ricco di novità. Che diavolo mi stavi chiedendo prima? No, se a parte StarCraft avevi qualche altro titolo in attesa? No, StarCraft è sicuramente l'unico che prenderò quando appena esce, gli altri... Sì, ci sono dei giochi che mi interessano, ma appunto, come già vi dicevo, sono in una fase calante della mia vita, ma poi dei videogiochi, e quindi... Buono, una fase calante. Non ci fai preoccupare. Ci vuole una frase di Aurelio a tirarti su, quindi Aurelio, confidiamo in te. Tu Aurelio, che giochi, a parte quelli che abbiamo detto, c'è qualche cosa che aspetti con più fervore? Ma a parte Hotline Miami, forse i DLC di Dishonored, che potrebbero essere un'occasione per ampliare in modo interessante l'arco narrativo di questa saga, e per il resto no, non mi viene in mente nulla al momento. Tu Simone? Io Tomb Raider, Pikmin qua gira anche, che però sarà col Wii U che ancora non posseggo, quindi, però Pikmin 3 mi interessa. Poteva portartelo per Natale il Wii U. Però la scelta era tra quella e l'iPad, più o meno, diciamo. Quindi... È scelta l'iPad. Sì. Posso dire una cazzata, Simone? Sì. Che secondo me Wonderful 101, là, quello dei Platinum Games, ecco,
sarà un Pikmin più bello di Pikmin. Sì, beh, probabile. Io ho provato pure quello. Ah, com'è, com'è? È brutto. Non ci credo, perché Platinum Games non possono fare giochi brutti. Allora, il fatto è questo: tipo, quando hanno annunciato il Wii U e io ho visto un po' i giochi che c'erano, quello era senz'altro il gioco che più mi aveva colpito. Quindi sono andato a provarlo carico di aspettative. E... a parte che non so se era la console che era, diciamo, collegata male alla televisione o chissà come, ma era orrendo graficamente, o magari semplicemente che lo devono ancora sistemare. Però non mi ha fatto impazzire, cioè non, a parte che non si capiva niente, perché vabbè, nel casino della fiera, sapete, però non mi ha detto molto meno. Io mi aspettavo una figata di gioco, ma evidentemente la parte della demo, che come al solito provare i giochi così non rende giustizia. Sì, conviene non giocarli in quel caso. Sì, ma poi i giochi Platinum spesso hanno delle meccaniche che non riesce a padroneggiare. Sì, ma vanno comprese forse più giocandoci più nello specifico. Infatti, persino la demo di Bayonetta era bruttina, e Bayonetta è un cristo di gioco. Anche, come si chiama, Metal Gear Rising, per dirne un altro che deve uscire tra un po', e quelli che hanno provato la demo non riuscivano a parare, non riuscivano a fare schivato, non riuscivano a fare niente, perché là ci devi stare un attimo a imparare come il sistema di gioco, altrimenti non... è come giocare a un picchiaduro senza sapere le mosse speciali, ti incarti e basta. Comunque, vai Simo. No, Dio, mi hai chiesto per fare una... diciamo, sì, un piccolo sunto della classifica delle attese. Tomb Raider sicuramente, dicevamo, ah beh, Pikmin, vabbè, Tomb Raider sicuramente, SimCity, basta, ah, e Beyond, e no, Beyond Two Souls, Good and Evil sta ancora lì, che lo devo completare. E di questi dell'articolo vengono in mente, forse GTA sì, perché comunque gli do un po' di chance. Sicuramente sarà da vedere come uscirà, vediamo un po' come uscirà sto GTA. Basta. E dai, io comunque, visto che Aurelio prima ne aveva accennato all'inizio, direi anche due parole su Ouya, così. Mm-hmm. Perché ultimamente è uscito, tra l'altro ce lo chiedeva anche, un attimo che lo ritrovo, ce lo chiedeva qualcuno. Aspetta, c'ho solo una cazzata. Io c'ho la massima per Femto, che dice che è in fase calante, e gli dico che dopo tanta nebbia a una si svelano le stelle. Fantastico. Ma Giuseppe Ungaretti non è mia, comunque. No, c'era su Andrea Vena su Facebook, che diceva di parlare di Ouya, c'era anche sta notizia del GameStick. Comunque, andando con ordine, a parte che io, Aurelio, pensavo che gli avresti detto la classica, più lo mandi giù più ti tira su. La classica. Beh, classica. No, oggi mi sento poeta di alti livelli. Questa è la serata delle grandi frasi, eh. Infatti, c'abbiamo già il titolo, le grandi frasi. E questa Ouya, insomma, che ha iniziato un po' la sua vita con questo Kickstarter super esplosivo, mille polemiche, io stesso onestamente non ero granché convinto delle potenzialità, non ero neanche convinto che arrivasse a essere concretamente realizzata sta console. Invece, ricordiamo che mi è costretto con la forza ad annullare il mio preordine su Kickstarter. Praticamente passarono una notte intera lui e Davide a prendermi per il culo che ero un coglione se lo facevo, e ho dovuto abdicare. Ma no, ma come? Gli hai data vinta a loro? Scusa, Aurelio, persuasivo. Mo ti stai lamentando, però è vero che ultimamente è stata fabbricata, è stata realizzata, hanno incominciato a spedirla agli sviluppatori, però che cosa gli è arrivato? Gli è arrivata sta scatola nera con dentro questi due joypad fatti, mo è di PVC. Ma hanno chiaramente detto che quello non è il design finale della console. Cioè, esatto, quello è per gli sviluppatori.
Quindi tu ti saresti speso questi 99 euro perché ti arrivava a casa sto catorcio di plastica. Arriva bello anche alla gente che ha fatto il Kickstarter. Mi sa di sì. No. Per gli sviluppatori, a chi ha. Poi a quelli che invece hanno fatto il Kickstarter ti mandano lo stesso, però con la pittura, con lo smalto argentato sopra. Per e vuoi mettere, molto più bella. Per farti vedere che è quella come nel... E comunque no. Tornando serio, ultimamente diciamo che un po' mi sono anche ricreduto onestamente di questa console, perché non lo so, forse già il fatto di vederla dal vivo, che esiste, che c'è, comunque che è molto curata nella realizzazione, a parte vabbè tutto in plastica trasparente, però hanno mandato una bella scatola nera, tutta, hanno fatto vedere un paio di unboxing su YouTube, è curata, la confezione è molto, a me ricorda un po' i packaging di Apple alla fine, perché è tutto molto lucido, bello, pulito. Minimalista anche, ma anche con un certo senso estetico, perché no, tu apri la confezione, c'hai due joypad, uno da una parte e uno dall'altra, e comunque... Diciamo che comincia a realizzarsi, ma poi alla fine quello che potrà fare Ouya, il ragionamento che mi sono fatto, è che alla fine da un punto di vista hardware, che è quello che magari uno vede subito, uno dice vabbè, la stessa cosa che fai con Ouya la puoi fare con un tablet collegato alla televisione, con aggiunto un joypad Bluetooth e c'hai Ouya senza stare a fare tante manfrine. Il problema però è che se tu ti colleghi il tablet alla televisione col joypad non hai un supporto abbastanza ampio, perché ogni programma, ogni gioco magari supporta un certo joypad sì e un altro no. Alcuni vanno... Ma che sistema è? Dai, che schifezza, devo attaccare il tablet alla TV, il joypad al tablet, che cos'è, un puzzle? È un po'... Mi sono fatto il ragionamento che è un po' lo stesso ragionamento che mi facevo all'inizio con l'iPod, che dicevo ma no vabbè sì, l'iPod alla fine è staggeggio, che sì è carino da vedere, però fai le stesse cose che fai con qualsiasi lettore MP3, però poi alla fine le fai meglio. Non le fai neanche meglio, però il punto di forza dall'iPod è quello che potrebbe essere il punto di forza dell'Ouya, è di offrire questa un'esperienza tra virgolette integrata, di fornire uno standard, di avere il supporto degli sviluppatori, di creare un ecosistema allo stesso modo in cui Apple alla fine ha preso il supporto delle major musicali, ha creato un ecosistema che gira con iTunes. E quindi l'utente ringrazia. E l'utente un po' ringrazia, un po' no, però alla fine il punto è stato quello, mentre alla fine tutti quelli come me del resto che badavano magari più alla sostanza, tra virgolette, pensavano, sì, ma le stesse cose le fai con l'altra roba che costa 10 volte di meno, questi vogliono soltanto l'immagine. Ma poi cioè, nemmeno cioè, tanto 10 volte di meno, perché Ouya monta comunque un processore Tegra 3 che... Minimo per trovarlo ti devi prendere un Nexus 7 che costa 200 euro, il doppio di Ouya, e già di suo è venduto sotto costo, se altri terminali simili costano molto di più. Appunto, quindi insomma mi sono fatto tutta sta serie di ragionamenti e ho pensato che dai, magari non riuscirà a sfondare, però se riesce a creare comunque uno standard per cui magari... Per diventare un competitor. No, se riesce a diventare... No, vabbè, no. Senza farsi una fetta di mercato che però comincia a essere minimamente rilevante. Ma neanche una fetta di mercato, proprio lo standard, perché è un po' come per i giochi su PC. Fin quando che non c'è stato il joypad della 360 è stato un casino giocare col joypad su PC. Poi quando è arrivato il joypad della 360, magari... Non ce l'hanno tutti quanti, magari non sono così diffusi, però sai che se ti compri un joypad della 360, più o meno tutti i giochi lo supportano. Allo stesso modo, se magari... contraddire, invece non è così. Più o meno, dicevo. No, devi comprarti il ricevitore apposta. Con il wifi, sì, al cavo no. No, ma io dicevo, lo sai che se ti compri il joypad della 360, più o meno tutti i giochi lo supportano. Comunque. Ma sul PC, Sì, su PC.
Ah, boh, perché mi era quasi ovviamente, capire sì, che non funzionasse neanche col cavo. No, col cavo funziona. Io ce l'ho. No, aspetta, apriamo breve parentesi. Se ti compri il joypad proprio col cavo, ti funziona. Se invece ti compri il joypad wireless, devi comprarti il ricevitore, perché comunque il cavo che si attacca ai joypad wireless serve solo per caricare, non fa anche da collegamento. Ah, ho capito, ecco cos'era. Va bene. Chiusa parentesi. E quindi diciamo che se riescono a creare uno standard, magari tutti quei giochi che escono su tablet, su cellulare, che magari alla fine sono anche mortificati dall'interfaccia touch, magari supportano anche Ouya e... Però è un principio, tu capisci che è un principio che camperebbe, se questa è l'idea, il concept, camperebbe sugli errori dei sviluppatori, perché non, se sbagliano la piattaforma, cioè se sbagliano a programmare per una piattaforma, e quindi mortificando il gioco, allora loro vengono in soccorso, ma sarebbe bello che loro si creano, cioè che Ouya e tutto l'ecosistema diventi una cosa a sé, o una maniera per espandere un concetto su un gioco tablet, ma non che io mi porto il gioco che è sbagliato, cioè nel senso, su tablet, come si chiama quello, Infinity Blade, è un gioco per tablet, che sì, è pensato sì, per quella piattaforma, se tu prendi un gioco... Cioè, se tu Infinity Blade poi lo porti su Ouya e lo fai diventare una cosa che lo controlli col joypad, ok. Ma se tu, come posso dire, altri tipi di giochi che magari sul tablet appunto risentono del non avere un feedback tattile, lo porti su Ouya, vuol dire che ha fallito chi ha fatto il... Ma sì e no, sì e no, perché dipende anche dal giocatore, perché ti faccio l'esempio, io ultimamente ho letto, mi sono scaricato il gioco di He-Man sull'iPad, che ho letto in giro che tutti quanti che scrivevano che è bellissimo, io però a giocarci con... Quale con gioco, scusa? Il gioco di He-Man, i dominatori dell'universo. Ok. Per il potere di Grayskull. Il potere di Grayskull, sì. Esatto. E ho letto in giro, molto bello, così colà, i controlli touch funzionano, però a me, onestamente, con questi controlli touch, a meno che non siano proprio giochi tipo appunto come Infinity Blade, che sono proprio specifici, io giocare un platform con i controlli touch proprio non mi ci viene. Sì, idem anch'io, se non sono studiati per il touch, cioè l'analogico, esatto, sul finto fa veramente schifo, cioè ingiocabile. Ma sì, anche quelli che tipo, che ne so, metti il dito, lo giri lo strisci a destra per andare a destra, lo strisci a sinistra per andare a sinistra, ci sono certi, o magari a giocarci col telefono è diverso, uno ci si trova meglio, ma io onestamente non sono mai riuscito a giocare sti giochi così. E quello per esempio è un titolo che se lo porti su Ouya, lo metti a giocare con me, è un platform carino che ci sta su una console da 100 euro, magari te lo scarichi per un euro e ci giochi meglio rispetto a come ci giochi su un tablet. Per fare un esempio, infatti molti sviluppatori anche hanno detto che per loro alla fine, visto che comunque è basato su Android, il sistema, alla fine si tratta soltanto di fare un porting veloce e non è che c'è niente da perdere, perché non devi neanche pagargli nessuna royalty a Ouya, quindi tu lo metti nello store... E come va, allora secondo me è brutto così. Cioè, è brutto, non lo so, però sarebbe diciamo più bello che abbia una sua identità. Ma sicuramente, guarda, il problema è che essendo che c'ha una base installata, alla fine che ha fatto sto super successo su Kickstarter, però nel mondo reale il successo che ha avuto non è niente, perché c'è una base installata di 60.000 unità, che non è rispetto ai numeri che girano nel mondo, tra virgolette, certo, vero, delle console vere, non sono niente, sì, per cui uno non è che può fare il gioco solo per lui. Certo, diceva oggi uno, mi pare, su Rock Paper Shotgun, se io faccio il mio gioco, siamo un team di due persone, faccio il mio gioco da 10 euro, che già 10 euro per un gioco di quel tipo, e se lo comprano, che ne so, 30.000 persone, noi stiamo a posto, però appunto se lo devono comprare la metà della base installata è un po' difficile. Certo, diciamo che io all'inizio su Ouya ero molto scettico e adesso sono un po' meno scettico, un po' più possibilista, anche se rimango comunque scettico e vedremo un po' come sarà. Tra l'altro ultimamente, proprio oggi, è uscita la notizia che stanno cominciando anche ad uscire delle altre console di questo tipo. È uscita una console che si chiama Game Stick, che era tra l'altro anche quella che ci segnalava
Andrea Vena su Facebook, che praticamente è proprio una console che ha le dimensioni di uno di una chiavetta USB, si collega direttamente alla presa HDMI della televisione, senza cavi di alimentazione di altro genere, prende l'alimentazione direttamente dal televisore, eppure quella è una console basata su Android, col joypad e tutto quanto, che si propone come alternativa. Ah, anche carino, se poi... che c'è il pad e la pennetta, diciamo... Sì, la pennetta la colleghi direttamente al televisore e ci giochi direttamente col joypad. È carino, magari se devi, che ne so, ti sposti da una casa all'altra, vai in vacanza, eccetera, eccetera, ti porti sta cosa senza portarti cavi, senza portarti niente. L'unico problema è che però è un altro store proprietario e quindi ha ancora maggiore frammentazione, bisogna vedere chi lo supporta, chi no. E tra l'altro è uscita anche un'altra console, sempre su Android, che si chiama Sphere, scritto Sphere, che ci avrà dei joypad touch, completamente touch, multitouch, che potrà scaricare proprio direttamente i giochi di Android e farli giocare sullo schermo attraverso sto touchpad, così, boh. Se posso fare la, diciamo, la parentesi retro game riguardo Ouya, secondo me sarebbe una discreta figata usata per retrogiocare. Bravo. Cioè, secondo me se riuscissero, e probabilmente ci riuscirebbero, perché comunque essendo piattaforma Android, a realizzare degli emulatori, ma proprio fedeli al 100%, non emulatori che magari tipo quelli per PSX che ne migliorano le qualità, eccetera. Proprio una fedeltà come giocare con la console vera, vabbè che retro, cioè fare retro game senza la console, diciamo, si perde un po' effetto nostalgia, però secondo me sarebbe una figata, perché tu con $99 ti porteresti comunque il NES, il Super Nintendo, il Mega Drive, tutte quelle console di vecchia generazione, tutte in un unico punto. Eh sì, ma sai qual è il problema? È che alla fine per queste applicazioni puoi usare qualsiasi dispositivo Android, quindi per esempio puoi usare anche questa... Puoi usare anche sta chiavetta che di cui stavo parlando prima. Ah, no, invece infatti io questa non neanche la conoscevo, però è non è una console, cioè nel senso l'attacchi in HDMI alla TV. Sì, sì, no, loro la vogliono commercializzare proprio come console. Questa, ah, quindi la funzione è la stessa. Sì, diciamo, però avrà un suo store a parte, che però pure quella, se fai il routing, credo che ci puoi anche installare gli emulatori, e quindi è ancora più comoda dell'Ouya, perché ti porti sta chiavetta appresso, magari con tutti gli emulatori, con qualche ROM, perché alla fine poi ci avranno 16 giga di RAM, come... Oppure l'SD... Può darsi, no, l'SD mi sa che non le supporta, però per dire, alla fine se tu parli di uso come emulazione, hacking, eccetera, eccetera, là allora diventa già meno... No, ma perché hacking? Dovrebbero proprio, quelli di Ouya dovrebbero fare gli emulatori, o pagare qualcuno che faccia gli emulatori ufficiali di Ouya mirati alla fedeltà della... Ma non penso sia legale fare l'emulazione. Ma magari... No, per... Sì, è la ROM che non è legale. No. Può essere legale, però dovrebbero acquisire prima i diritti. In realtà no, ma in realtà persino la ROM sarebbe legale se tu la scarichi e poi la cancelli entro 24 ore. Vabbè. In Italia, sì. No, sì, c'era sta cosa che dicevano, si dice da tempo, poi bisogna vedere se quanto vale più o meno. Ma io volevo chiedere però a Aurelio che ne pensi di tutto ciò, visto che si è un attimo... Perdonatemi, stavo sgranocchiando un po' di cibaria. Esatto. Comunque, una riflessione al volo, va. L'idea di base... Tra, scusa Aurelia, ti interrompo un secondo. Vai. Perché a proposito di cibarie, c'era Mirko Pierfederici che diceva che panza che abbonda, mazza che sfonda, così. Io rilancio con sotto la panza, la mazza avanza, che adesso dovremmo fare il calcolo dei nostri pesi, perché se non... vabbè, dai, però poi dobbiamo anche proporzionare all'altezza, quindi faremo per bene questi studi dopo. Beside. Dicevo Aurelio? Dicevo, l'idea di base di Ouya non è quella di portare sulle TV i giochi per cellulari, ma è quella di permettere ai piccoli sviluppatori di entrare nei salotti dei giocatori, fornendo un hardware sul quale sia facile sviluppare, sia possibile farlo a basso costo, cosa che con le console
ali è per loro impossibile. Quindi per questo volevo rassicurare Simone, almeno in via teorica non dovrebbe esserci il rischio di una sovrapposizione fra la lineup di Ouya e i giochi presenti nell'Android Store, però è ovvio che almeno i primi tempi assisteremo per forza di cose a una serie di porting. Ma questo sarà il fallimento, cioè come dicevamo fuori onda, scusa ti interrompo, ma questo sarà proprio un fallimento, perché io potenziale acquirente che vedo i filmati e vedo che hanno fatto il porting di Where Is My Water, dove con il pad muovi la freccia, almeno così sembrava nel video, e poi con il touch cancelli, sgratti la terra che ti togli e fa passare l'acqua, cioè fai una cosa del genere, ti dico ma che è? Non... Vabbè, ma hai preso proprio l'esempio. Ma questo no, sì, però io da potenziale acquirente, Federico, io guardo quello che mi dà. No, ma chiariamo un secondo sta cosa, perché quelli non è che hanno fatto il porting di Where Is My... All'inizio pensavo anch'io così, poi mi sono visto meglio il video, se è lo stesso che ti... No, lui praticamente mi sa che ha fatto tipo un hacking dell'Ouya per scaricarsi i giochi direttamente proprio da Google Play, perché in teoria Ouya ci avrebbe il suo store a parte, e quello è praticamente lo stesso gioco che ti scarichi per il tablet, che lo usi attraverso il joypad con il touchscreen, ma non è un porting per Ouya, no, quello è la versione... Sì, infatti, allora riformulo il concetto, però se sono quelle le cose che vedo, sono quelle possibilità che tu mi fai vedere, no, comunque... Sì, ho frainteso anch'io, probabilmente, come... Ah, ma perché praticamente per Ouya non stanno facendo vedere niente. Cioè, nel senso, non c'è un gioco... No, per adesso... ragazzi, ma i dev kit sono arrivati pochissime settimane fa. Sì, sì, però tu capisci... Era impossibile vedere roba preparata ad hoc. Sì, però, tu capisci, Aurelio, che questo non spinge in nessuna... A livello di marketing non spinge in nessuna maniera... un po' di hype. Vabbè, ma a livello di marketing, cioè Ouya non la conosce nessuno. Sì, 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 diciamo al che di un Kickstarter, chi è che l'ha sentita nominare? Beh, un po' sì, però dipende da chi ti rivolgi. Se ti rivolgi all'utenza tra virgolette hobbistica barra indie barra super appassionati, questi filmati che stanno cominciando a girare ti fanno un po' di hype, perché comunque infatti sei informato. Però come dice Simone, l'acquirente generico che si vede Where Is My Water così giocato a mozzo col joypad, ma l'acquirente generico secondo me non conosce proprio l'esistenza di Ouya adesso. Posso lanciare un'ipotesi così che ora mi sta venendo in mente? Secondo me Ouya, almeno questa prima Ouya, non vuole puntare ai grandi numeri, a vendere milioni e milioni di console, ma iniziare a farsi una piccola base di utenza fidelizzata. Poi se scatterà il successo con il passaparola, un eventuale Ouya 2 in futuro potrebbe fare questo, ma non penso proprio che ora vogliano sfidare a viso aperto. No, 360 e PS3. No, assolutamente no, però come dicevo, cioè la cosa bella sarebbe, almeno per diciamo anche un appassionato medio come possiamo essere, forse noi siamo più, però diciamo per un'utenza media, non casual, però media sempre nell'ambito dei videogiochi, se tu me lo rendi appetibile in qualche maniera, io sono disposto anche a... Non so capito cosa intendevi. All'acquisto e al supporto, ma così è una cosa da ultra geek, e anche negli ultra geek, cioè a me la possibilità di andare a prendere lo store di Google e giocarmelo sul televisore, ma appeal zero proprio, non c'è. Io credo che comunque all'inizio faranno più leva sui giochi, appunto quelli che dicevo prima, sì, quelli che magari su tablet ci giochi però non tanto bene per i controlli touch, invece con un joypad, per esempio su tablet sono usciti un sacco, che ne so, di shoot 'em up, che io me li sarei comprati tutti, però shoot 'em up sarebbero quelli proprio con le astronavine, no? Sì, sì. Che devi scorrere, ci sono, no? Anche cioè, FPS in prima persona, shooter in prima persona, anche su esatto, su io quelli là, magari c'è chi si ricompra, se li gioca così un po' a occhio, io non me li comprerei mai, però lo stesso gioco, se so di potermelo giocare con un joypad, con delle rete analogiche, su Ouya me lo comprerei, fermo restando che non mi comprerei certo Ouya soltanto, però... Che ne so, per esempio c'è la Cave, che è la casa appunto ritornata sugli shoot'em up, che è specializzata sui... fa uscire un sacco di shoot'em up per tablet, iPhone, Android, credo anche.
Quello se per esempio quello è il tipo di gioco che mi piacerebbe giocare su grande schermo, su con un joypad eccetera eccetera, oppure che ne so, appunto diceva anche Femto, quegli FPS, cioè quel third person shooter Shadowgun, che andrebbe molto bene con eccetera eccetera. Sì, quindi, che poi sono brutti, però tra l'altro mi pare che Gameloft ha fatto uscire un casino di roba, sì, che sì, difficilissimo. Sì, no, sì, cioè, per esempio Nova 3, che è un clone davvero convincente di Crysis 2, peccato che sia ingiocabile con i tasti. Ma Nova non è di Halo. I primi due Nova erano cloni di Halo, poi con Nova 3 si sono spostati. Ah, addirittura con lo stesso titolo cambiano il... Sono tremendamente poliedrici, sono dei geni. Che comunque, se posso dire ancora una cosa, cioè riguardo all'utenza qui mira Uia, secondo me il fatto che... Cioè, noi non è che siamo, non è questione di essere utenti medi o videogiocatori medi, è questione di essere videogiocatori consapevoli del fatto che probabilmente, cioè la barriera d'ingresso per fare un gioco adesso è piuttosto alta con i costi delle licenze, quindi se con Android il costo delle licenze mi sembra sia incredibilmente più basso, cioè gli sviluppatori indie hanno comunque un buon sistema per fare, per farci arrivare i loro giochi. Ma adesso il sogno dello sviluppatore indie è arrivare su Steam, considerando anche le news su Steambox. Cioè, la situazione è critica. Sì, ma non gli costa niente poi fare la conversione per Uia. Così. Il salotto c'ha il suo fascino, Simo, quindi... Quello sì, però cioè, giochi che nascono per il portatile, che poi c'è chi se li giocherebbe anche, che magari ha la passione, se li giocherebbe anche dentro casa, ok. Però come io sono dell'idea di Femto, nel senso, per me, se fanno la macchina definitiva dell'emulazione, pure fino ai 32 bit, fatta ma io li pago anche se me li affittano, che ne so, se fanno un plus, come il PlayStation Plus, quindi non li tengo io personalmente, ma le licenze per giocarli, cioè, ma io la vado a comprare domani. Apro e chiudo parentesi, la macchina definitiva per l'emulazione esiste ed è la PSP. Non ci giochi sulla televisione. Questo sì, questo è vero. Questo, e poi devi comunque craccarla, infatti non tutte le PSP si possono craccare, mi pare. Forse no, ormai con la battery, col Pandora, sapevo che qualunque si può aprire. Sì, sì, perché l'hanno fatto tramite la modifica, ormai si faceva tramite batteria. Si metteva il software nella batteria. Sì, vabbè, ormai. Infatti, c'è stato un periodo che io volevo prendermi la PSP in ottica emulazione, poi vabbè, ho lasciato perdere. Io ce l'ho, la dovrei riesumare perché è un po' sgangherata. Effettivamente come macchina di emulazione era perfetta. Ma insomma, diciamo che forse i controlli... Vabbè, sì, effettivamente per Super Nintendo era così. La levetta analogica è scomoda, ma tanto non la usa, le vecchie console non la usano. Infatti. Le console più vecchie, quindi... Siamo alla croce. Comunque, salutiamo, ci è venuto a trovare Chiov. Ricordatevi sempre di andarvi a vedere Slotcast Video Game. Ciao Chiov. Tra l'altro, ultimamente l'ha pure... è andato molto avanti con la programmazione, ho visto qualche video, ci stanno ste piste piene di paraboliche, tutto quanto, carino, andatevi a vedere. Però vogliamo il bannerino sempre, di Free Play. Sì, infatti ci devi mettere a bordo pista Free Play, vogliamo le macchine sponsorizzate, Free Play, tutto Free Play. Comunque sarà interessante vedere l'evoluzione, anche perché comunque sia questo 2013 sarà un po', sicuramente, sono tanti anni che si dice... C'è fermento, ragazzi. Sono tanti anni che si dice quest'anno escono le console nuove, quest'anno è... ormai la Wii U è uscita alla scoperta e sarà anche interessante vedere che cosa combina la Wii U. Il Wii U, non lo so, maschio o femmina Wii U? Nintendo, no, le console Nintendo sono sempre maschio. Femminocce? Mi sembra che hanno rilasciato anche un comunicato a Nintendo che mi sembra sia maschio. Nei comunicati lo chiamano sempre il Wii U. Però non so perché in Italia tutti la chiamano la Wii U. Perché tutti la chiamano la Wii. Forse perché faceva la pubblicità Giuliana Morena. Più là di lei, insomma. Più di femmina la Wii. E quindi, insomma, aspettiamo anche di vedere se si vedono finalmente sta PS4. Vabbè, Xbox, direi che è quasi scontato che la presenti il prossimo anno, cioè quest'anno praticamente. Ormai il dubbio è con cosa uscirà, ma che esce
Cioè, sì. Non è rimasto più niente la 360. Sarebbero geniali se la presentano con Gears of War 4, a quel punto non gliela tira contro. Sì, magari Gears of War 4 e Fable 5, no. E niente, io visto che già si è fatta una certa, io ti direi di chiudere con extra credits, magari lo saltiamo, se siete d'accordo. Siete d'accordo? Extra credits, sì. Cos'è? Quello dove parliamo delle robe che stiamo giocando? Sì, più o meno, robe. Allora giocate. Non vi parlerò dei giochi che sto giocando su Super Nintendo, che peccato. Ma no, più che altro perché vabbè, dai. No, salta, dai, va bene. Se andiamo vero, perché mi volevo ricollegare, visto che parliamo delle console nuove che usciranno, mi volevo ricollegare alla PlayStation 2, che qualche giorno fa è uscita definitivamente di produzione dopo 13 anni, mi pare. Sì, giusto. Allora, sì, la PlayStation 2 uscì in Giappone nel 1999, quindi sì, 13 anni, mamma mia. Dopo 13 anni è uscita di produzione la PlayStation 2, anche perché poi dopo che era uscita la PlayStation 3, la PlayStation 2 comunque ha continuato ad andare forte anche in quei paesi, in Brasile, ma mi sa anche forse in India, Arabia Saudita, paesi diciamo un po' rimasti indietro dal punto di vista del mercato videoludico, è andata molto forte, è diventata, mi sa, tipo la console più venduta di sempre, o sbaglio? Era stata la console più venduta di sempre. È l'unica uscita. No, dico in generale. Sì, al mondo è stata la console più venduta di sempre fino adesso, che invece il DS, Nintendo DS l'ha superata, sì, di qualche unità. Sì. Ah, ecco, pensate. Una roba di poco, Sì. E niente, comunque la PlayStation 2 a me viene un po', cioè a pensarci, la PlayStation 2 è stata l'ultima console che è stata proprio una console, nel senso di giochi single player, su supporto fisico, che a parte vabbè, poi è uscita anche in un'epoca in cui io personalmente avevo un'età in cui potevo passare le giornate intere davanti ai videogiochi. Che bei ricordi. Sì, che bei ricordi veramente. Adesso invece, appunto, guardando al futuro, digital delivery, mercato che non si capisce se resiste o non resiste, indie che esplodono ma non si sa se sopravvivono pure loro. Fra l'altro, proposta, poi volevo chiedervi tipo i vostri tre giochi preferiti della PlayStation 2 di sempre. Sì, diciamo, dai, anche perché comunque poi la PlayStation 2 è stata anche l'ultima macchina su cui c'è stato un po' il canto del cigno, tra virgolette, del software giapponese, perché poi a partire dall'Xbox 360 c'è stato proprio il predominio, cioè di forza degli Stati Uniti, si sono appropriati. L'Europa diciamo che ha fatto da jolly, forse adesso è un po' più presente, ma anche all'epoca di PlayStation e PlayStation 2 qualcosa la tirava fuori, i Wipeout, sì, però comunque l'Europa è sempre, in maniera marginale, ma è sempre, cioè sempre ha sempre detto la sua, sì. Specialmente nell'epoca, a partire dall'epoca PlayStation, con appunto, poi c'era anche nell'epoca PlayStation 1, c'erano anche i Colony Wars, insomma tutte le robe realizzate dall'ex Psygnosis di Londra, no? Esatto. Quindi insomma, non lo so, voi che ne pensate? Tu Aurelio, che sei sempre silenzioso ma vigile. Ma guarda, mi stavo perdendo nei ricordi, perché con PlayStation 2 è la console che davvero mi ha fatto capire che amavo i videogiochi e che sarebbero stati un hobby che mi sarei portato dietro davvero a lungo. Che dire, veramente ho gozziliardi di ricordi, ma vogliamo fare il giochino che ha proposto Femto dei tre giochi preferiti di ognuno di noi? Anche per chi non ce l'aveva. Non l'hai posseduta. Ma dai, madonna. No, la cosa bellissima della PlayStation 2 è che ammazzò completamente la concorrenza, quindi ce l'avevano tutti, perché i giochi uscivano là sopra, proprio non avevi dubbi. Io invece ho resistito, perché ho cominciato a fare l'hipster ante littera. Io avevo GameCube e Dreamcast. Cioè, quando ancora essere hipster non era figo. Sì, esatto. Io avevo fatto il mio giuramento contro Sony, perché mi ricordo di aver atteso l'uscita della PlayStation 2 come l'avvento più o meno di Nostro Signore.
E sì, mi ricordo la il lancio giapponese, mi ricordo il filmato con la ragazza di Ridge Racer, mi ricordo tutti i vari, anche i servizi dei giornali e company. Addirittura un amico la comprò, non mi ricordo se era giapponese, perché anche in Europa costava un milione e passa all'uscita, mi ricordo. Sì, 800.000 lire più o meno. 800.000 lire, sì, sì. E quindi probabilmente aspettai quella europea, però andavo a vedere nei negozi, in alcuni negozi specializzati di Roma, magari ce l'avevano già, quindi oh, bellissima questa forma monolitica, poi PSM devastava le menti di noi giovani lettori. Oh, certo che il tempo è passato, allora lanciare la console con Ridge Racer non era motivo di imbarazzo. Esatto. E praticamente la comprò questo mio amico che era più che benestante, 1.200.000, cioè 1.200.000, una roba del genere. Il famoso amico ricco che ci hanno tutti. Esatto, che la comprò con Tekken Tag. E sì, che era uno dei pochi giochi di lancio. Sì, perché qui fecero il cartello dei negozianti, c'era un bundle fisso. Il bundle con Tekken Tag, sì. Tekken Tag è un altro che non mi... Fantavision, forse. Può darsi, che voglio dire, Fantavision, insomma. Sì, erano usciti Tekken Tag, Fantavision, Ridge Racer e Gradius Collection. Allora sì, mi pare che lui prese Tekken Tag e Fantavision, però non me lo ricordo perché poi comprava giochi ogni... Praticamente al lancio ce l'aveva tutti, quindi 2 o 3 giorni usciva e comprava un gioco. Quindi io il lancio l'ho vissuto in maniera abbastanza importante. E a un certo punto mi sono reso conto e Sony... Cioè stavi sempre a casa della mia. Sì, sì, perché beh, ero amico del liceo, ogni... Dopo... Ti presentavi a casa, ciao, sì, io passavo di qua. Metal Gear 2... No, che dici? No, ci organizzavamo proprio. Metal Gear 2 io l'ho giocato tutto da lui, per dire. Oggi abbiamo giocato quello, Shadow of Memories... Zone of the Enders con la demo di Metal Gear 2 fatta per pomeriggi interi, solo la demo, Tekken Tag, Ridge Racer, poi The Bouncer, che era ridicolo. Sì, non ricordo. Esatto. Picchiaduro tipo a scorrimento Squaresoft, graficone, ma poi il gioco lo giocavi un quarto d'ora su 3 ore di gioco. Insomma, alla fine avevo deciso che Sony andava avanti con le 5-4-5 esclusive, Gran Turismo, con quelle 4-5 cose, Metal Gear, Gran Turismo, PES. Per questo sei passato a Nintendo, che invece... No, io ero già... Sì, ma io ero già... Ero già, purtroppo... come dire... stregato, quindi, da Nintendo, per cui... Tanto GameCube uscì dopo la PlayStation 2 o prima, non mi ricordo... Prima? Dopo. Sì, sì. Io 2002 inoltrato, maggio 2002. GameCube uscì dopo, sia dopo la PlayStation 2 sia dopo l'Xbox. Forse sì. Uscirono molto vicine alla fine GameCube e Xbox, sostanzialmente. Sì. Comunque niente, io appunto mi tenni il Dreamcast, il Nintendo 64, poi arrivo al GameCube. E quindi la PlayStation 2, sì, anche se poi l'ho vissuta perché appunto avevo tutti amici che ce l'avevano. E che erano appassionati poi tanti, quindi, e poi soprattutto questo ragazzo in particolare, insomma, Final Fantasy X, l'ho visti tutti praticamente. Però era impossibile non giocarci comunque, sì, esatto. In un modo nell'altro. Esatto, quindi, però poi alla fine non me la sono mai fatta. Adesso ce l'ho di un amico che me la diede, non mi ricordo che ce l'avevo fatta, ce l'ho messa qui, la volevo montare, poi ho detto no, non ce la posso fare, perché comunque mi mancano Ico, Shadow of the Colossus, purtroppo mi mancano. Vabbè, ma c'è l'HD, ah, è vero, tu non hai la PlayStation 3. Niente. Kingdom Hearts manca. Insomma, alcune cose che obiettivamente non erano, cioè, andavano giocate, oggettivamente, insomma, andavano... Vabbè, quindi insomma, i tuoi tre titoli? I miei tre titoli, Metal Gear Solid 2, diciamo. Grande. E poi non te saprei dire. Perché, no, meglio che andate voi e io poi magari... Tekken e PES. Ma no, PES no. No, PES proprio no. Tekken Tag, ma forse mi ricordo qualcosa, sicuramente esce fuori. Vi lascio la parola perché adesso non mi viene in mente, visto che non l'ho mai avuta. Perché io ricordo pure che God of War era bello quando ci ho giocato per quell'oretta e passa, 2 ore che ci giocai. Kingdom Hearts, tutti, cioè, non gli si può dire niente, ragazzi, alla macchina, poi con la storia che ha avuto non c'è bisogno che lo dico io, insomma.
con successo quello che ha creato, per cui ma poi Aurelio invece? Allora, non ti dico i miei tre preferiti, ma quelli che più mi hanno segnato. Va, al primo posto assolutamente GTA 3, perché come ho detto era il gioco che ti faceva capire che era iniziata una nuova generazione. Avevi quella città vastissima, completamente esplorabile, senza caricamenti di sorta, tutto in 3D, dove potevi fare il cazzo che volevi, che era una roba all'epoca che sembrava venire da un altro mondo, proprio una cosa nuovissima e spettacolare. Subito dopo metto Burnout 3, perché quando lo accendevi per la prima volta ti trovavi davanti questa grafica che davvero era una generazione abbondante avanti a tutto il resto che era uscito fino a quel momento. E poi il gameplay era mostruoso, queste corse velocissime, ultra adrenaliniche, era un orgasmo continuo, bello proprio. Sì, infatti che poi ultimamente tra Burnout Paradise che ci ha messo quel free roaming che non ci azzecca niente, altri che sì però vanno a 30 frame al secondo, si è un po' perso. Cioè, infatti non... la cosa esagerata di questo Burnout 3 è che graficamente era mostruoso e girava a 60 frame al secondo, mentre cose meno belle come ad esempio Need for Speed Underground, che pure era un racing che andava che molto all'epoca, però girava a 30, anche se erano mascherati con il boot, però io mi ricordo Underground 2 che era meraviglioso. Però se avevi giocato a Burnout quei 30 frame ti pesavano maledettamente. Le ma c'era tutta la parte di customizzazione dell'auto, esatto, che era spettacolare, potevi pure farle saltare con gli ammortizzatori modificati. Esatto, ma secondo me questi giochi di guida dove c'era forte la componente della customizzazione, un periodo di lancio mi ricordo Automodellista. Ah, bello, ragazzi, un altro... I giapponesi hanno questa moda meravigliosa di usare i nomi italiani a cazzo, perché per loro no davvero, perché per loro ha un sapore esotico, come per noi i loro nomi hanno un sapore esotico per l'appunto, e quindi Automodellista è proprio un titolo italiano e aveva questa grafica in cel shading che su un gioco di guida era una roba fighissima, sembrava un cartone animato e spaccava di brutto. E metto come terzo giochino la serie Ratchet & Clank, perché cioè, è il primo gioco che ho rigiocato più e più volte divertendomi sempre di più. Era un platform action con il gameplay più bello della storia, e la mia listina si chiude qui. Così? Sì, perso in questi meravigliosi ricordi d'infanzia. Fra l'altro il Ratchet & Clank più bello di sempre rimane il 2, su PS3 non ne hanno mai fatto uno che sia all'altezza della trilogia originale. A spasso nel tempo è carino, no? Ma non sono degni di quelli per PS2, okay. Non c'è storia secondo me. Io tra l'altro ho mai giocato Ratchet & Clank. Io cioè, non mi ricordo quali. Tutti sti giochi con il doppio nome nel titolo, ci ho sempre ricordato di Ratchet & Clank, esatto, li confondo sempre, qual è l'uno e qual è l'altro, non lo so mai. Invece per quanto riguarda me, io vabbè, di quei tre giochi, ma poi volevo fare un attimo un discorso su la PlayStation 2, quello che ha rappresentato e che rappresenta adesso alla fine, infatti... come giochi... ci metto vabbè GTA, quello che ho detto prima, Vice City, perché Vice City, God of War per l'idra all'inizio, perché l'idra all'inizio come ho detto prima, e poi vabbè Shadow of the Colossus, perché quando l'ho giocato proprio ero in estasi completa totale, e ci metto Gradius 5, perché a me piacciono questi giochi alla game. Piacciono gli shoot 'em up, e poi quello era un gioco della Treasure, chi la conosce sa che è una software house che merita, ma ce ne sarebbero tantissimi alla fine da dire. Veramente. Quello che volevo dire è che alla fine, come stavo dicendo anche prima, la PlayStation 2 è proprio il punto massimo delle console con cui almeno io personalmente sono cresciuto, cioè la console, la macchinetta che metti davanti allo schermo, ci infili dentro la roba per giocare, ci giochi e basta, senza stare a
a pensare alla condivisione, al multiplayer. Il multiplayer al massimo c'hai l'amico col joypad, al massimo il multitap, senza, insomma, tutto questo contorno in cui siamo immersi adesso, il digital download, le patch, il multiplayer, i contenuti scaricabili nel disco, le polemiche, le robe. Io ho letto ultimamente su Twitter che è una frase che alla fine riassume tutto, di un tizio che ha scritto che è vero, i giochi nuovi li apprezzo, li stimo, tra virgolette, so riconoscerne la qualità, però non sono più per me, perché ormai la mia generazione, e questa è una frase che un po' ho sentito anche mia, la mia generazione di giochi è passata ormai, è quella con cui sono cresciuto, è quella che veramente mi ha saputo coinvolgere proprio nel profondo, e che adesso quel tipo di giochi piano piano o sta sparendo oppure è trasformato a tal punto che non si ritrova più. Quindi come ha fatto a fare un tweet così lungo questo? No, con tutte lui le in pause realtà, anche? No, lui in realtà ha linkato un articolo che si faceva riferimento alla musica, che diceva che c'è un periodo per tutti, c'è un'età per tutti in cui comincia a dire ma che cazzo si ascoltano i giovani, per dire. E a me un po' la PlayStation 2 è il punto, lo spartiacque di questa cosa qui, perché fino alla PlayStation 2 sentivo ancora l'hype per i giochi, sentivo ancora l'entusiasmo proprio quando c'avevo qualche gioco bello. Adesso invece un po' sicuramente crescendo poi si perde questa meraviglia, perché uno poi ne vede tanto. Esatto, però è anche vero che, appunto, ripeto, il tipo di giochi che c'erano prima erano giochi senza tante pugnette intorno, senza il budget stratosferico che ci devi ritornare dentro, e qui allora ci devi aggiungere un miliardo di feature che non c'entrano niente, devi fare i giochi tenendo conto delle statistiche di utilizzo delle persone, devi andare a vedere quanto tempo deve passare prima che una persona sia disposta a cliccarti un'altra volta sull'elemento prima che si scocci, devi seppellire i giochi negli achievement, nelle cose social, eccetera eccetera, tutte robe che magari all'inizio, con questa generazione in cui siamo entrati, che è un po' stata una generazione proprio di svolta dal gioco offline al gioco online, un po' la generazione, un po' come è la stessa differenza che c'è tra l'internet degli anni 90, primi 2000, e l'internet web 2.0, Facebook e tutte le pugnette associate. C'è stata questa cosa, e quindi è un po' come se, che ne so, un po' come se chiudesse Todd, come quando è chiuso C6, come quando magari chiuderà Virgilio come motore di ricerca, che mi sa che poi tra l'altro è già chiuso, una cosa del genere. È un sì, passato, è un sì. Passato che era bello e che... Ma sai che c'è, secondo me, io ti do ragione, però pensandoci mentre ne parlavi, io credo che sia cambiato il modo nostro di fruirli, il modo delle generazioni di fruirli i giochi. Perché prima tu con un gioco ci facevi 6 mesi, 4 mesi, 5 mesi, non facevi... ne uscivano di meno, uscivano molto diversificati, molto, non so, erano piuttosto diversificati, c'era tutta una, tra virgolette, filosofia che adesso non c'è più. Adesso più ne giochi e meglio è, per certi versi, cioè è una cosa compulsiva, anche l'acquisto, anche tutto il mondo Steam, non ti porta più a godere del prodotto in sé, almeno per me. Io noto questa cosa rispetto agli altri. Io riuscivo a fare una generazione con 4 giochi, 5 giochi. Ma... Sì, ma scusa, Aurelio, dico un attimo una cosa che me la sono ricordata. No, vai, prego, vai. Poi c'è anche da dire il discorso che, appunto, come hai detto anche tu, Simone, c'era più diversità perché non c'era questa paura, questo terrore di sbagliare il gioco, se no te ne vai con le gambe all'aria. Sì. Si vedevano più generi, fatti anche con un budget decente, perché anche oggi ci sono più generi, più scendi col budget e più vedi varietà.
Sì. Però prima, magari appunto, prima ho citato Gradius 5, un gioco come Gradius 5 oggi non lo riesce a fare, perché non riesce a mettere a fare un gioco con la qualità di un gioco scatolato. Sì, esce un Cinemora, che però diciamo è sempre un po' una roba di secondo piano rispetto a quello che poteva essere il suo corrispettivo, per esempio per la PlayStation 2. Un altro titolo che a me piacque tantissimo fu R-Type Final, che comunque aveva un bordello di roba dentro. Ma io non sono d'accordo comunque. Ecco. No, perché secondo me in realtà, cioè, con la PlayStation 2 far uscire un gioco significava farlo uscire scatolato, invece adesso con tutto il digital, la parte digital, puoi fare uscire anche un gioco minore a un prezzo ridotto, cosa che una volta non era possibile. Sì, sì, ma infatti, ma il problema è che c'è stato un po' una... Infatti che c'era anche tempo a PlayStation 2 i giochi minori scatolati che uscivano un po' di meno. Sì, però è vero, ha ragione anche Pento, che adesso... Sì. Che allora c'era una barriera d'ingresso maggiore, sì, sì. Però... E fra l'altro la licenza costava veramente tantissimo, mi pare, della PlayStation 2, forse più che della PlayStation 3, quindi davvero sbagliare un gioco forse significava fallire. No, la licenza sì, ma diciamo che fino alla generazione scorsa c'era più proliferazione di studi medi. Sì. Adesso invece c'è una polarizzazione tra studi super mega corporation, quindi Electronic Arts, Activision, eccetera eccetera, e gli studi super indie o quasi, e quindi si è un po' persa tutta quella fascia intermedia, sì, di studi che... Perché gli studi medi vengono poi inglobati dai grossi, quelli che... O vengono inglobati o falliscono... A me viene in mente Naughty Dog, che... All'inizio faceva Crash Bandicoot, poi adesso si è messa a fare Uncharted, ma vabbè, adesso c'è di mezzo Sony. Sì, ma Naughty Dog è stata presa sotto l'ala di Sony sin dall'epoca della PlayStation 1, però per dirne un altro è stato sotto l'ala di Sony. Mi ricordavo. Mi pare di sì, perché alla fine Crash Bandicoot era la mascotte tra semi ufficiale o proprio. Sì, è vero, della PlayStation 1. Sì. Però per fare un esempio, è lo stesso carisma di Mario, insomma, proprio siamo sì, lì. Mamma mia. Ma intanto Crash Team Racing è un gioco spettacolare. Vabbè, ma qua stiamo parlando della PlayStation. Sì, esatto. Ah no, aspetta, però qua ci butto il carico. Crash Team Racing era meglio di Mario Kart 64. E di questo ne sono convintissimo. Ma secondo me, vabbè, non voglio dire eresia, andiamo avanti. Non secondo me era meglio di Mario Kart, punto, andiamo avanti. Vabbè, andiamo avanti. No, Mario Kart DS, grazie allo snaking, è più fighetto. Vabbè, comunque, quello che... A proposito di studi medi, per esempio, c'è la Psygnosis, che all'epoca della PlayStation 1 faceva Wipeout e era uno studio di primo piano. PlayStation 2 ha fatto gli altri Wipeout, è rimasto uno studio di primo, però già era un po' messo in ombra. Con la PlayStation 3 ha fatto Wipeout HD solo scaricabile e poi è stata smantellata. Per cui diciamo che lo spazio che prima c'era, lo spazio per un Wipeout, adesso non c'è più. Sì, non c'è, fece pure, non so, per dire una cazzata, fece pure, ebbe a che fare con Driver. Quello fu di Reflection, se non mi sbaglio. Sì, Reflection. Non c'era gente dentro di Fusino. Che era ex DMA Design, niente, facevano pure loro parte. No, facevano anche loro parte del giro di Psygnosis, erano pubblicati da Psygnosis ai tempi dell'Amiga. Ok. Però per esempio anche Driver tra l'altro adesso è rispuntato con Ubisoft. Sì. Se non mi sbaglio. Vabbè, Driver ha preso una deriva tremenda, già Driver 3. Driver faceva capire che la serie era morta e sepolta. A Driver cadevano le borchie, cosa che non è mai successa più in un videogioco, era bellissimo. Così. Ma i primi due sì. E forse diciamo che con questa generazione di console piano piano sicuramente, come diceva anche Simone, è cambiato il modo di fruire, però abbiamo incominciato anche a vedere più dietro il sipario, tra virgolette, perché prima magari quando uscivano i giochi per PlayStation 1, PlayStation 2 magari non ce ne interessavamo neanche noi, però anche la stampa specializzata, io mi ricordo che non si parlava così tanto di rientro, di investimento, di costi di produzione. Ogni tanto si buttava lì l'articoletto, ma adesso è diventato proprio un mantra di dire... Quello è l'internet, E anche l'internet, appunto, siamo entrati in un'epoca 2.0 in cui c'è tutto sto contorno, che questo rumore di fondo che alla fine un po' ti condiziona.
Ti distrae anche dal gioco vero e proprio, mentre prima proprio era la tipica cosa che proprio ti mettevi al buio davanti alla televisione col joypad in mano, illuminato solo dallo schermo, e ti ci perdevi dentro, non stavi neanche a... Adesso lo facciamo anche tra di noi ogni tanto, ci mettiamo mentre che giochiamo, stiamo su Skype, ci diciamo le scemenze così, perché magari anche i giochi di oggi sono ultra prolissi e quindi uno preferisce magari dirsi due chiacchiere con qualcuno piuttosto che stare a vedere le cutscene che costano miliardi e poi alla fine non interessa a nessuno. E poi li recensite i giochi, bravo. No, poi magari, e soprattutto capita quello, che magari uno per avere un argomento, perché c'ha voglia di giocare, anche se non specificatamente di qualcosa in particolare, ti ritrovi a giocarlo anche in maniera come un, non dico un lavoro, un secondo lavoro, ma insomma con un approccio che è più... meno sognante. Lo scriveva anche Jopep nel suo blog personale, mi pare stamattina, adesso sta facendo tutti i post su tipo tutti i film che ha visto nel 2012, tutti i giochi che ha giocato nel 2012, i giochi giocati nel 2012, alla fine ha fatto il conto che ne ha giocati, non mi ricordo, forse un centinaio, una settantina, da. Tipo 76, di cui solo 16 per piacere personale, gli altri per lavoro. Esatto, io all'epoca PlayStation 2, cioè, lo dico apertamente, scaricavo proprio a manetta e mi ho acceso 24 su 24, ne provavo un casino, molti magari non mi piacevano neanche, li scartavo, però poi quando capitava quello che faceva scoccare la scintilla me ne innamoravo e ci passavo proprio le ore, le giornate intere. Oggi, sarà perché, come dice anche Simone, uno vuole restare, tra virgolette, sulla cresta dell'onda, vuole provare le ultime novità. E poi spendendo, noi come scemi ci spendiamo pure, perché almeno io, il mio pure, prima ero piratone, adesso non ho più praticamente niente pirata, cioè tutta roba comprata. Ma io ero pirata, però adesso praticamente riesco a spendere pochissimo per giocare tantissimo, quindi... Non è più un problema quello. Sì, sì, tra saldi e robe varie si riesce anche a non spendere tantissimo, anche se poi finisce sempre che magari, come all'epoca, magari ti scaricavi 500 robe, perdevi più tempo a masterizzarle, a provarle, che non a giocarci veramente, adesso magari ti compri lo stesso, alla fine forse si spendono gli stessi soldi tra DVD vergini che si compravano prima e giochi a 2 euro che si comprano anche adesso. Perché se ne funzionava tipo uno su 10 dei DVD maledetti, e gli altri maledetti erano per il tiro al piattello, in pratica. I maledetti Prinko, i Prinko, ragazzi, c'era un'obsolescenza programmata che era proprio un anno si andava bene. Ma che mezza giornata ti ritrovavi con le macchine con la muffa, era una cosa, i problemi di resilienza, per intenderci, di cui sì, erano altro che... Vabbè, se vi posso dire poi i miei titoli, così ci togliamo sto dente. Vai. Allora, intanto, premessa, io Ico e Shadow of the Colossus non li ho giocati su PlayStation 2, ma su PlayStation 3, motivo per cui non ci sono in lista. E menzionerò gli avvisi che fa fare, cioè, nelle top. No, non mi pare, no, è vero. Non nominiamo questo. Caga merda. Esatto, non nominiamo Farenz. Ciao Farenz. E poi anche God of War, menzione d'onore a God of War, ma non entra in lista. E tra l'altro, siccome il gioco l'ho inventato io, decido io le regole, adesso ve ne dico 5. Vai. Allora, Zone of the Enders 2, Onimusha 3, che boh, veramente, sia Zone of the Enders 2 che Onimusha 3 sono i capolavori della loro serie. Onimusha 3 era quello che c'era Jean Reno. Sì, esatto. Tra l'altro, Davide si incazzerebbe... Eppure io, perché diciamo, contrariamente a cosa dicono in Gaming Effect, quell'altro podcast, dove c'è uno che dice che non si può giocare perché c'è la faccia di Jean Reno, come se l'altro protagonista non fosse un attore in carne e ossa che lo interpreta. Takeshi Kaneshiro. Veramente, quella persona che dice quella cosa lì non merita neanche una risposta, perché è un capolavoro, un gioco bellissimo. Ricordiamo che queste sono le parole di Femto, e che noi salutiamo, esatto. Gaming Effect,
con affetto. Ah, ma io adoro quel podcast, però no, scherzi a parte, è davvero uno dei miei preferiti. L'ultima puntata, quella sui doppiaggi italiani, fa spaccare dalle risate, è fenomenale. Sono stati quelli che mi hanno fatto scoprire i podcast. Però non sei sul pezzo, perché l'ultima puntata è uscita qualche giorno fa ed è sui pazzi. È vero. Ah, iTunes, non me l'ha scaricata, che pezzo di merda, corro a rimediare. Poi, dunque, Zone of the Enders 2, Onimusha 3, poi Kingdom Hearts, che io adoro, vabbè, io sono praticamente, ho sempre visto i cartoni animati Disney, ci vado matto, e un RPG con i personaggi della Disney, sono uscito di testa. Della Square poi, tra l'altro. Della Square, fatto benissimo. Poi Final Fantasy X, perché vabbè, sono l'ultimo vero Final Fantasy per me. Per me è l'8. No, invece anche, come, il 9 e il 10 no? No, 9, ah. 9 per cosa personale, il 10, Chissà, il 9 era un signor Final Fantasy, no, era allora, più vicino al 6. Il 9 vince su tutti gli altri Final Fantasy per colonna sonora. Cioè, scusate, volevo dire soltanto la storia personale di Simone con Final Fantasy 9, poi faremo un DLC di questo episodio per raccontare. Non oso pensare che cosa potrebbe essere. Se no, vuoi, dicevo per gusto personale, ho sbagliato più. Aspetta, dici solo se la storia coinvolge qualche commesso di GameStop. No. Ah, ok. Dunque, Final Fantasy X e l'ultimo Metal Gear Solid 3. Che... Cos'è? Come cos'è? Non dico così a secco. Metal Gear Solid 3 perché l'ho preferito al 2 per me è un gran gioco. E tra l'altro volevo dire che per me la PlayStation 2 è la console per antonomasia del single player. Non so, tra l'altro che tutti i titoli che ho citato sono single player, perché potevi anche giocarci magari con un amico, però cioè, non usavi lo split screen abominevole veramente, piuttosto giocavi, che ne so, una vita a testa passandosi il controller, per dire. Sì. No. E poi multiplayer 2.0 era la console che aveva il soprannome più figo di sempre, il monolite nero, mi piaceva tantissimo. Sì. Sempre le riviste, è colpa delle riviste. Tra l'altro non abbiamo ricordato che all'inizio si diceva che la PlayStation 2 era stata bandita in Cina perché c'era talmente una potenza che ci si potevano lanciare testate nucleari. Era la PlayStation 2, era il Metal Gear che poteva lanciare le PlayStation 2. Poteva far girare Toy Story 2 in tempo reale, la PlayStation 2, ricordiamocelo. Sì. Yeah. Che poi appena uscì tutti quanti, proprio c'erano tutti quelli che si erano comprati il Dreamcast a 3 miliardi di lire del vecchio conio, che rosicavano e quindi andavano a dire a Ridge Racer che Ridge Racer c'ha le scalette, la grafica uguale alla PlayStation 1. Dreamcast fino all'uscita di, non lo so, però se la mangiava la PlayStation 2 per un bel periodo. No, raga, la PlayStation 2 fece vedere cose che all'epoca i PC non ci arrivavano nemmeno lontanamente. Sì. È stata forse l'ultima console a segnare uno stacco così forte. Per dire 360 e PS3 non l'hanno fatto, i PC già facevano cose analoghe o migliori, mentre PS2 era un mostro. Sì, però quando hanno imparato a programmarla, perché per un periodo Dreamcast si dava veramente, cioè erano conversioni arcade perfette, c'era cioè, Crazy Taxi che era impressionante, c'era Virtua Tennis, Dido Live, erano devastanti su Dreamcast, ragazzi. Poi dopo c'è stata la svolta in cui sono cominciate a uscire le vere masterpiece per PlayStation 2, allora ok, però per un bel periodo era inferiore. Sì, vabbè, all'inizio c'erano soprattutto le scalette, lo sfarfallio. Tutto poi perché Dreamcast poi è morto, perché se Dreamcast avesse continuato magari ci regalava qualcosa. Non voglio gettarmi nella retro console war addirittura. No, non lo so. Ma il Dreamcast aveva un hardware obiettivamente molto inferiore. Non ho idea, quindi mi fido di te. Il Dreamcast montava come processore grafico, tra l'altro quello che dici tu. Sì, era corrispondente alla scheda da bar Naomi della Sega, però come processore grafico montava un PowerVR 2, mi pare. Che su PC era una scheda scarsissima che non supportava nessuno, mentre sulla Dreamcast faceva girare Soul Calibur 2, anzi no, Soul Calibur e basta perché era l'1,
che ammazzava qualsiasi roba si fosse mai vista su PC nello stesso periodo. Infatti quella poi fu anche l'ultima generazione in cui i giochi PC e i giochi console, diciamo, furono ben distinti sia a livello di prestazioni sia a livello proprio di generi, perché su console non vedevi un FPS manco a pagarlo, su PC picchia non vedevi duro. Un picchiaduro. Ah, c'era però una grande eccezione che era la serie Time Splitters, che sono fra i più grandi FPS per console mai realizzati. Che io non ho mai giocato, però... erano divertentissimi. E mo dico una bestemmia, tanto perché siamo in tema nostalgico, Halo succhia il cazzo durissimo a Time Splitters. Ma proprio duro, duro, duro. Questo è grosso comunque. No, no, ma tanto perché siamo in occasione, in tema nostalgico, se no... Ma anche Halo multiplayer? Ma il multiplayer di Time Splitters è la cosa più divertente dell'universo. Non aveva l'online, ma il locale spaccava. Quindi viva Time Splitter. Quindi split screen. Sì, 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 ma ci stava, con una TV grossa ci stava di brutto. Le mitiche TV a tubo catodico da 32 pollici. In 4 terzi, che erano orribili. Super proprio. E, no, ma poi tra l'altro anche quelle che citavi tu, Onimusha per esempio, è una serie che a me personalmente manca abbastanza. Cioè, mamma mia, se ne facessero uno adesso o riproponessero i vecchi in HD, veramente, day one, uno dei pochi. Tu hai detto il terzo, però a me piacque un casino il secondo, perché era molto... Aveva più personaggi. Sì, poi c'era tutti quei bivi narrativi, sì. C'erano i personaggi che a seconda se li trattavi bene potevi giocare le parti con loro, oppure ti venivano ad aiutare. C'era il sistema dei regali... Madonna. Esatto, esatto. Qui è stata forse la prima serie Onimusha in cui hanno prestato particolare attenzione alla mimica dei volti. A parte, vabbè, l'attore principale là, che era preso, il personaggio principale preso da un attore, ma anche nel secondo che non c'erano attori, però vedevi che comunque avevano caratterizzato. Ma non solo la mimica dei volti, anche proprio le posizioni fisiche di loro che combattono, perché comunque con la katana avevano, penso, fatto degli studi da tecniche vere di combattimento con katana. Il primo motion capture, i primi motion capture pure erano. Probabilmente sì. Beh no, vabbè, il motion capture c'erano anche con PlayStation 1, però con Onimusha hanno fatto un lavoro con le animazioni. Io mi ricordo che nel primissimo Onimusha proprio c'era la parte dove cadevi tipo in una grotta e incontravi il tuo doppio, e c'era il doppio che ti guardava, a un certo punto sgranava gli occhi e io rimasi impressionato come sgranava gli occhi, perché proprio si vedeva una roba, una mimica che fino a quel momento... Sì, che poi tra l'altro, visto che la scorsa generazione di console ha rappresentato un salto dal punto di vista della qualità tecnica presa tutta quanta insieme rispetto alla PlayStation 1... incredibile, perché sì. Alla fine i giochi della scorsa generazione un po' se la giocano ancora oggi con quelli di questa generazione come qualità, perché se tu ti prendi un gioco... Vabbè, contro la PlayStation 1 si vince facile, perché i giochi 3D visti oggi sono un pugno in un occhio. Esatto, esatto, mentre tra la PlayStation 2 e PlayStation 3 tutto questo stacco non c'è poi stato tantissimo, nel senso che se oggi prendi un gioco della scorsa generazione, prendi un, che ne so, un Resident Evil 4, appunto uno Shadow of the Colossus, un Okami, un Devil May Cry, alla fine sì, si vede che gli manca qualche poligono, gli manca qualche cosa, però... Non c'è quello stacco enorme che c'era tra i giochi PlayStation 1 più che altro la proprio... PlayStation 2 era molto, aveva questo problema, almeno per me, secondo me, di aliasing, che c'aveva anche un parecchio scalette, che tipo, se vedi la differenza fra la riedizione in HD di Shadow of the Colossus e quella della PlayStation 2. Sì, sì, ma sulle TV a tubo catodiche, esatto, amalgamava tutto, sì, quindi sì, non sì. Lo vedevi. Quelle erano robe che dicevano più i PCisti rosiconi, sì. Perché loro c'erano i monitor, dovevano andare a risoluzione 3 miliardi, e poi andavo con mezzo poligono, però andavano alla risoluzione... Il problema della PS2 erano un po' le texture, che erano scarse, però poteva gestire un numero di poligoni sullo schermo allucinante. Ve le ricordate le diatribe sui milioni di poligoni? Questa roba non c'è più, per fortuna forse. I milioni di poligoni, i 128 bit, i 64 bit, i 3... No, ma la PlayStation... Ah no, la PlayStation 2 ne aveva 128? Sì.
il doppio del Nintendo 64. Esatto. Anche perché alla fine adesso con gli engine appunto che sono unificati, il gioco te lo vedi girare uguale dappertutto. Al massimo su PC lo vedi a risoluzione maggiore, sulla PlayStation 3 magari scatta un po' di più, cioè ma devi stare proprio con... Ma del resto questa è proprio stata l'evoluzione della tecnologia, l'ultima generazione forse dove si notava di più il distacco tra una console e l'altra è stata quella appunto della PlayStation 1, che un gioco per PlayStation 1 e uno per Nintendo 64 li distingue a occhio nudo. Grazie. Già per l'altro si potevamo vedere. Sì, c'era la nebbia, c'era sfocato. Mamma mia, che schifo. Invece per già PlayStation 2 e Xbox facevi più fatica. No, aspetta, che però quando si facevano le cose ad hoc la differenza c'era. Resident Evil 4, GameCube e PlayStation 2 erano due giochi diversi. Sì, Aurelio, però non c'è quella differenza proprio lampante che lo vedi lontano 10 km tra PlayStation 1 e Nintendo 64. Per PlayStation 2 ancora... Con l'Xbox e col GameCube qualcosa la riuscivo a vedere a occhio nudo, ma adesso, proprio oggi, molta gente secondo me neanche si accorge della differenza se un gioco va magari su un PC ultra pompato o su un Xbox, cioè magari se ne accorge, però non c'è più quella... è tutto molto più omologato adesso, sì. Adesso appunto non ci sono più le esclusive, non c'è più la... Però sai qual è stato il vantaggio di questo fatto? Che in questa generazione la qualità media dei titoli si è innalzata vertiginosamente. Fino al periodo PlayStation 2, quando un gioco era brutto significava che proprio era ingiocabile. Ora questa cosa qui non succede più. Anche al gioco peggiore comunque ci puoi mettere mano alla fine. Ma sta roba non sono completamente d'accordo, perché io ho giocato tante robe magari anche sui servizi scaricabili, ecco, la stessa cosa che dicevo prima, adesso uno dice la qualità media si è alzata molto, se consideri solo i AAA, se consideri solo gli scatolati, magari è anche vero, però se consideri quei giochi che magari prima trovavi scatolati e che adesso invece trovi in digital download, secondo me da quel punto di vista la qualità è un po' in generale calata, perché prima magari ci mettevi una certa cura per far uscire, che ne so, il picchiaduro a scorrimento piuttosto che appunto lo sparatutto, perché doveva uscire scatolato, perché te lo faceva lo studio tra virgolette medio. Adesso invece butti tutto in digital download. Per dire un esempio, anche se non è della PlayStation 2, un Castlevania Symphony of the Night oggi non potrebbe mai uscire, al massimo ti esce lo Shadow Complex per XBLA, che è carino, ma non è non ha quell'organicità, quel respiro di un Castlevania Symphony of the Night, perché non ci stai a spendere tutti i soldi che ci spendevi prima per Castlevania, che buona cazzata, per scaricare la gente se lo comprerebbe solo adesso. Ma noi ce lo compreremmo, il ragazzino che gioca a GTA e PES, chi lo sa. E vabbò, niente, io direi che si è fatta pure una certa. Femto, tu per concludere, visto che sei stato in silenzio meditativo pure tu stasera, come vuoi concludere? Non lo so, i propositi per il 2013. No, con la domanda, ma in questa puntata non avremmo detto troppe cose intelligenti, troppe poche cazzate? Sì, non abbiamo detto neanche che qualcuno si mangia la merda con quello qua. Lo ribadiamo. Al posto delle lenticchie a Capodanno. Fra l'altro io volevo sapere se voi potevate spiegarmelo, perché fanno le riedizioni in HD dei giochi della PlayStation 2 e non della PlayStation 1? C'è qualche limite tecnico che glielo impedisce? No, secondo me... secondo me... Perché per quelli della PlayStation 1, per renderli guardabili in HD, non basta... Devono riscrivere. Alcuni e texture. Non basta premere il tasto converti. No, dovrebbero metterci mano pesantemente. Mentre quelli PlayStation 2 hanno retto discretamente bene. Che poi secondo me è anche un peccato, perché tipo Silent Hill 1 io lo vidi girare emulato e...
guadagnava moltissimo. Eh sì, ci sono degli emulatori che potenziano la, vabbè, sì, la risoluzione anche interna, quindi... Sì, purtroppo il problema con l'emulazione è che non è abbastanza precisa, secondo me, almeno io che sono più... ci tengo che un emulatore mi faccia girare le robe bene, senza glitch, senza difetti grafici, eccetera, eccetera, e l'emulazione perfetta già... No, perché dipende dal gioco, perché tipo metti l'emulatore del Nintendo 64, fa girare perfettamente Super Mario 64, perché vabbè, quello è praticamente il gioco di riferimento. Sì. Sì, appunto, perciò dico, ancora non è una emulazione a livello, per esempio, di quella del, non dico del Commodore 64, ma anche del Super Nintendo, ma se tu tieni presente che per emulare il Super Nintendo, emulandolo perfettamente, devi avere un computer anche abbastanza recente e bello potente, perché se devi emulare alla perfezione tutte le funzioni, diventa pesante. Invece gli emulatori PlayStation 2, PlayStation 1, Nintendo 64, eccetera, eccetera, emulano però con molte scorciatoie che fanno sì che alla fine i giochi girino, però non con quella precisione che magari ti garantirebbe che girassero tutti quanti alla perfezione. Quello è vero, però quando devo riprendere un gioco della PlayStation 1 metti in voglia di giocare a, che ne so, The Legend of Dragoon, lo faccio emulato su IPSXe, che appunto cioè lo rende guardabile al giorno d'oggi praticamente. Sì, anche perché a volte, appunto, ripeto, con Silent Hill 1 sono arrivato ad apprezzare tanti dettagli. Per esempio, nella scena iniziale di Silent Hill 1 si vedono si vede proprio la pioggia, la pioggia anche che le gocce di pioggia che cadono sul pavimento, sulla strada. Cioè, che sul cattolico non le vedevi? Non le vedevi perché era tutto impastato, invece emulato, vedi tutto quanto, vedi proprio i fili di pioggia, eccetera, eccetera. Vabbè. Niente, ciao PlayStation 2, ciao anche Freeplaying puntata 22, buona pensione anche per Freeplaying puntata 22. Ricordiamo i contatti della posta? Ricordiamo, scrivete su info@freeplaying.it, la posta di Simone. Una curiosità potente, è mai stata ricevuta una lettera, qualcosa di sì, una lettera che era indirizzata a multiplayer, però... Neanche c'è hanno stata... cambiato i... Ah, credevo che avessero proprio sbagliato a mandarla. No, c'era proprio scritto cari multiplayer, caro Pierpaolo, c'era scritto. No, ma era una di quelle girate a tutti, sì. Mi pare che era pure ad altri l'avevano girata. Ma sì, ma visto che altro... siamo in periodo festivo, vogliamo lanciare un concorsone per invitare la gente a scrivere? Cazzo, ho detto periodo estivo, sto proprio sballato, periodo festivo. Lanciare un bel concorsone. Vai, aspetta, ci vuole il notaio però, sentiamo prima. Ah, il notaio secondo me ci sta, sentiamo Aurelio. Allora, io voglio mettere in palio questa storica copia di Scott Pilgrim vs. The World, valutata 25 centesimi, possibilmente con scontrino del commesso che mette la valutazione. E cosa possiamo far fare ai nostri amici? Allora, visto che a me piacciono le cazzate... Una gara di scorregge. No, volevo fare la Root Competition tipo Zodi 105 10 anni fa. No, mica, ci sono andato vicino. È un po' troppo pecoreccia. Facciamo, mi inviate una poesia in rima scritta da voi, tema libero, almeno una quartina, che mi faccia ridere. Quella che più mi fa spaccare dalle risate, vince. Una quartina sarebbe quattro versi. Esatto. Ma su che argomento, aspetta? Tema libero, argomento libero, schema libero, quello che volete, però mi deve far ridere. Quindi, cari amici, scrivete su info@freeplaying.it, mettete come soggetto il concorsone di Aurelio. Di Aurone. Così, concorsone di Aurone, Aurelio, e noi sapremo, estrarremo tra i... anzi no, Aurelio estrarrà a suo insindacabile giudizio chi vincerà questa mitica copia di Scott Pilgrim valutata 25 centesimi. Quindi, oltre a ciò, andate pure su www.freeplaying.it, Google Plus, Twitter, Facebook, seguiteci, amateci, odiateci, 5 comunque. Stellateci. Esatto, andate anche su iTunes, tra l'altro c'è un commento nuovo, ma lo leggiamo la prossima volta. Seguite la radio, mi raccomando, se non sapete la sera come addormentarvi, accendete la radio,
soprattutto se siete fan di Davide, perché 9 volte su 10 quando l'accendete c'è Davide. Ma io ho fatto un esperimento allucinante con l'episodio 21, l'ho messo su YouTube, no? E prendevo dei punti casuali. Ogni volta si sentiva la voce di Davide, sempre, avrò di punti casuali, sempre Davide. Li editiamo così, capito? Anche se non c'è, montiamo dei pezzi vecchi. Tra l'altro l'episodio prima di questo, lì, avevate inventato una persona che continuava a dare contro Davide, infatti io ho piena stima di quello lì. Matteo Traverso, non è? Sì, Matteo Traverso. Io dovreste invitarlo più spesso. Ma infatti prima l'ho visto online, ho detto se voleva entrare al volo, ma ha risposto, quindi caro Mattia, la gente ti vuole, la gente ti vogliono, vienici a trovare. E vabbò, io sono stato Bruno Barbera, mi trovate su www.recensopoli.it, www.indivolt.it, su Twitter BrunoB78, con me c'erano Simone Cognome, che lo trovate, ce lo dice subito, dove ci troviamo? Voglio diventare grande.blogspot.it, che spero riprenda un corso normale degli eventi, su TheIndieShelter.com, su DietroLogiaVideoludica.it, e su Twitter con il nick trovate, cercate Simone Cognome oppure Ben Malaussene, chiocciola Ben Malaussene, cioè. Scusa Simone, ma che significa Ben Malaussene? Che... è un protagonista di un libro della saga di Pennac, della famiglia Malaussene. Quindi pensate, amici, che riferimenti letterari, poi andate a vedere l'Avatar, vi crolla tutto. E c'è stato con noi anche Aurelio Maglione, che dove ti troviamo Aurelio? Allora, su The Indie Shelter, su Twitter, cercando Aurelio Maglione, e stop, qui. Soprattutto su Twitter, che mo che c'è Andrea Di Pre, sto proprio fisso a ritwittare tutte le cazzate che scrive. No, ma fatelo amico, che lo dobbiamo portare in trasmissione speciale, videogiochi arte... con Andrea Di Pre, un sogno che si avvia. La scelta di Di Pre. Esatto. E anche, salutiamo anche il nostro super ospite Femto88. Femto, dove ti troviamo Femto? Ho aperto un blog, si intitola paninoalcrudo.blogspot.com. Veramente? No. Li trovate su Twitter come Femto88 oppure sul TFP forum come Femto88. Non iscrivetevi solo per votare il podcast preferito. È finito, purtroppo. Poi, aneddoto simpatico, io su TFP Forum non scrivo mai. Oggi però sì, l'ho visto. C'avevo una foglia, avevo fatto un hop bellissimo per Anarchy Reigns, il nuovo gioco dei Platinum Games. In realtà c'era già un altro third. Qui. E te l'hanno chiuso. Sì, fra l'altro il mio era infinitamente più bello. E vabbè, sono un altro queste... motivo per non scrivere su TFP per Aurelio, da quello che ho capito. No, sono queste ingiustizie della vita. Bello, e per evitare i doppi post, i doppi topic. Sì. E vabbè, salutiamo anche la chat, salutiamo Gianmarco Proz. Stasera nessun consiglio? No, perché siamo andati lunghi. Quindi... Guardatevi Dark Shadows. Guardatevi Dark Shadows, che tra l'altro Gianmarco Proz propende per le scoregge. E tra l'altro con queste feste, con le magnate, ci stanno pure. Salutiamo Chiov, scaricatevi Slotos Video Game, Angelo Carpenelli, Final Fantasy X l'ho odiato per colpa di Tidus. Tidus, anche mi pare si chiamasse. Tidus. Capitan Undimmed, stai diventando vecchio Bruno e non sai quanto. Poi Mirko Pierfederici, buonanotte Lorenzo, buonanotte a Lorenzo, ogni che ci saluta. Sì, infatti, è proprio una cosa che col tempo peggiora sempre, chissà com'è. E niente, salutiamo tutti quanti, grazie per averci seguito, ci sentiamo alla prossima puntata tra una settimana o chissà, che questo periodo di feste è un po'... Scusami Bruno, un po', ma così. Una chat migliore dei commenti di YouTube non si può avere? Sì, si può avere, solo che poi sai com'è, che se tu dici... Il cancelletto su... super diretta, multiplayer it... su Twitter. No, sai che cos'è? Che se la fai su YouTube la gente se la trova davanti, è più semplice. Se invece incominci che dici ci seguite su YouTube, ci scrivete sul sito X, ci ascoltate sul sito Y, sono tanti milioni che arrivano, scusa. Lo so, però per me i migliori, io voglio bene a tutti quanti. Tu vuoi i numeri? Tutti. No, io voglio i migliori numeri che si possono trovare su internet attraverso YouTube. I fans, sempre a fare polemiche. Perché i commenti su YouTube sono qui. Gli aggiornamenti arrivano dopo minuti. Vabbè, arrivano dopo 3-4 minuti con me. Penso, noi vogliamo i soldi. Se tu i soldi, noi facciamo i commenti dove vuoi tu.
infatti. diciamo di sì. Salutiamo anche i soldi. Infatti, quelli se ne vanno. No, dicevo, salutiamo anche Raffaele Parisi, Kurt Leitner, che a proposito di chat che arrivano dopo, è arrivato adesso. E quindi, cari amici, se ci avete consigli per una chat alternativa, scrivete a info@freeplaying.it con soggetto Femto vuole solo il meglio per Femto, e quindi ci potrete dare i vostri consigli qua. Soggetto YouTube merda, più che altro. Soggetto YouTube, viva YouTube, viva gli YouTubers anche. Soprattutto. Ciao, ciao a tutti quanti, salutate, ciao. Ciao belli. Ciao belli, ciao.